Adesso siamo in live, però aspettiamo qualche minuto, qualche secondo, perché se noi iniziamo a presentarti adesso, la gente si perde. Quindi sei già in live, puoi già salutare. Aspettiamo, aspettiamo che arrivi la gente. Intanto versiamoci un po' da bere, dai. Sì. Io mi verso, tu cosa ti versi da bere? Sì, io ho già versato, devo un attimo sistemarla perché si sa, l'ichnosa ha il tipico lievito sotto. Sì. Così io vedo quando arrivano gli spettatori, iniziamo, perché altrimenti la tua presentazione si attarda un po'. Io invece, guardate, mi verso il porto invecchiato rosso di cuore, perché bisogna fare così. Con i veterani del retro bisogna usare la roba retro, la roba antica, invecchiati bene. Sì, noi siamo invecchiati bene. Aspettiamo che arrivi qualcuno, perché sennò intanto guardate una cosa, una caratteristica. Questo è il bicchierino da porto proprio ufficiale, che è praticamente con la cannuccina di vetro. Adesso tu non lo vedi magari, però no. Vabbè, ancora non c'è nessuno, aspettiamo un attimo. Sì, sì, mo. Penso che arriverà qualcuno. Il problema delle live è che quando parte arriva sempre in ritardo la notifica. Ah, sì, sì, lo so. E poi comunque la gente fa piacere, chi dopo se la riguarda, guardare un po' di chiacchierata informale all'inizio. Sempre. Ok, il primo che commenta. Eppure il programma mi dice ancora che non ci sono spettatori, però vedi, è buggato anche il programma, perché in realtà c'è già gente che commenta. C'è Morte Nera che ci saluta e dice: okay. Ma buonasera, caro Demiurgo, stavo aspettando impazientemente che iniziasse la live. È iniziata? Allora dai, cominciamo, si vede che il programma non è aggiornato. C'è già della gente, si vede. Non so se tu la vedi, là, in modo di vederla, no? Questo no. No, io non vedo solo te, di no, spalle. Allora, Morte Nera, facci sapere se è tutto a posto, ma credo proprio di sì, perché se tu ci vedi vuol dire che è tutto a posto. Allora cominciamo. Ok. Allora, siamo qua stasera con, vabbè, il tuo nome, diciamo, è Barbara, giusto? Esatto. Barbara, vedete qua il suo profilo Instagram nella live, Barbara Mugida, però su Instagram la trovate come Morgana Cobain. Però diciamo che il suo nome professionale, diciamo, nel blog dove lavora, che se non lo conoscete vi invito subito ad andarlo a guardare e seguirli, che si chiamano i Bittelloni, cioè bit-telloni, che si trova sia su Google, però hanno un piccolo canale YouTube, visto anche. E quindi c'è questo blog, giusto, questa community di appassionati, e tu sei tra loro, fai parte di questa community e fai spesso quando riesci fai degli articoli, delle analisi, delle recensioni, comunque scrivi, no? Infatti poco fa hai fatto, cioè nel senso qualche giorno fa ho visto che hai scritto qualcosa sempre sul tuo argomento principale, quello che ti appassiona di più, ovvero il mondo proprio del Game Boy, del Nintendo Game Boy. E lì tu ti trovi praticamente su questo blog, è un nome sempre, ti chiami sempre Morgana, però Shiranui, giusto? Esatto. Ok. Così avete tutti i nomi possibili per trovare questa ragazza. non è una cosa di incontri, però per trovarla, perché è molto competente sull'argomento, c'è tanta passione per quanto riguarda il mondo del Game Boy, ecco. E Morte Nero ci dice: sì, tutto a posto, notifica arrivata qualche secondo in ritardo, perfetto. Adesso ti vedo. Ok, buonasera, ciao ragazzi. Ci stanno salutando. Allora, io direi che puoi cominciare un po' a parlare. Vorrei che tu mi raccontassi un po', perché magari molti se lo chiedono, sembra sempre un po' paranormale vedere una ragazza interessata a questi argomenti. Se fa un po' un certo effetto, sì. E ti chiedo di spiegare un po' come è nato tutto questo e perché hai questa passione, un po' quali sono le tue retroscene. Sì. Allora, questa passione è nata quando ero piccola, in realtà, perché comunque il Game Boy è sempre stata, anzi, diciamo così, una macchina che ho sempre voluto. Mm-hmm. Per macchina intendo console portatile, perché all'epoca sì, c'erano altre cose, c'era l'Atari Lynx, il Game Gear, però il Game Boy era
quello che volevano tutti fondamentalmente. E quindi mia nonna me lo comprò, però di quarta mano, che è stato tipo tramandato. Praticamente poi mi appassionai e quindi niente, mi comprò questo Game Boy come regalo e poi iniziai ad appassionarmi. E poi niente, negli anni ho abbandonato questa cosa che però è tornata, come dire, mi è tornata quella voglia di rigiocarci nel 2017. Cioè, più che rigiocarci era, come dire, recupero i titoli che avevo giocato da piccolo. Pensato io e poi basta, però poi la cosa è sfuggita di mano, diciamo così. Ah sì? In Sì, che senso sfuggite di mano? perché poi ho iniziato a comprare un sacco di cartucce e a scoprire giochi nuovi, per esempio, cioè a scoprire pure la saga di Zelda che io non conoscevo. Attenzione, perché ero completamente strana al mondo dei videogame alla fine. Sì. Come dire, avevo Pokémon, ma chi non ce l'aveva Pokémon? Però Vabbè, non cioè, avevo solo era Pokémon, un ma po' la Pokémania, accidenti. sì, Ne so qualcosa esattamente. io. Però Non più che sono la arrivato senza il Game Boy in mano. O a dietro. allora, più che la Pokémania, perché comunque con i miei amici di infanzia si giocava per le vie, comunque sì, con il Game Boy, con i Pokémon, per l'appunto con il cavo, tra l'altro, perché dovevamo collegare il Game Boy con il tipico cavetto. Per l'appunto il link cable, però diciamo più che altro non è stato proprio Pokémon che mi ha colpito. In realtà era uno di quei giochi che tu hai elencato quando ci siamo sentiti prima. Che adesso poi elencherai, però aspetta che ti devo leggere un po' cosa stanno succedendo. E poi continuiamo. Te l'ho detto che abbiamo già un po' di spettatori. Allora, innanzitutto il dio del metal, quello il mio amico YouTuber di cui ti avevo parlato in privato, ti ha chiesto quel titolo col nome lunghissimo che io stavo morendo ieri sera quando nella mia live, che ti ho detto, sai, dovrebbe essere con Taz. E allora il titolo è, cioè il dio del metal dice: Tanto Tasmania Devil Mooching Madness è il tornado devorator, non ce l'ha in collezione. Ok. Ah, ok. Allora, quello non ce l'ho per un motivo, perché è color. Perché è color? Ah, allora Non fece l'ho preso copiare. perché non mi piace il gameplay di quel gioco, però ho Island Chase, quindi ho quello là e ho Tasmania, che in realtà in America si chiama Tasmania 2. Infatti prima l'hai Quindi. detto Tasmania 2, ok. Sì. Di del meta. Game Boy Color gameplay non è abbastanza. Non è abbastanza. Vabbè, prossimo speed dating, andiamo avanti. No, dai, scherzando. Allora, no, però hai fatto bene perché il titolo mi fa morire da ridere. Poi VoiceOver, che è un altro veterano del retro che è molto esperto in certe macchine, ci saluta. Okay, Morte buonasera. Nera, Osanna, Dio del Metal, ecco, ragazzi, Dio del Metal, vabbè. E poi c'è un tuo follower che si chiama B. Giulio, Be Myself, non so se Ok. lo conosci. Che ti saluta, ciao ragazzi, saluti da Milano, la prima volta che vedo Morgana. Mitici ragazzi, sono uno dei follower della mitica Morgana. Ok, Poi, ciao. ecco. E poi Morte Nera ti fa una domanda. Comincio con una domanda per Morgana o come si vuole chiamarle. No, va bene Morgana, non Va ti bene, preoccupare. secondo te perché il Game Boy ha vinto tutte le console war contro rivali come Game Gear, Neo Geo Pocket, eccetera? Cioè, le portatili, perché è stato quello che ha demolito tutti gli altri? Allora, qualcuno potrebbe. Allora, se mettiamo a paragone il Game Boy e il Game Gear, per esempio, potrebbe dire qualcuno, il Game Gear era migliore sotto certi aspetti, tipo lo schermo retroilluminato a colori, però solo quello, perché poi alla fine il Game Gear non è che ha giochi scadenti, anzi ha un bel gioco che è uno shoot 'em up all'est, che è un gran bel gioco, devo dire la verità, però il Game Boy ha tante cose in più, il Game Boy è più solido, poi ha un'infinità di titoli, cioè quelli giapponesi sono oltre 2000 titoli.
E poi sono giochi validi e divertenti. Poi al Game Boy ci giocano anche le ragazze. Ci hanno giocato le È ragazze, vero. lo volevano le È vero, ragazze. effettivamente è E vero. poi mettiamo anche in conto che il Game Boy aveva quattro pile, il Game Gear 6. Quello è vero. Sembra la fine, no? Molti. Cioè, alla fine è Sonic. Mentre il Sì. Game Boy, per esempio, ha sviluppato un titolo esclusivo. Esatto. Ha sviluppato titoli esclusivi. Come per esempio già Super Mario Land è un titolo esclusivo per Game Boy, non è che esiste sul NES o sullo SNES, no, o su Esatto. un'altra console, è proprio esclusivo. Anche Link's Awakening è esclusivo. Quindi. Esatto. Intanto sto facendo scorrere tutte le tue foto del tuo profilo con tutte le cartucce. Ok. Qui abbiamo, so che qua ci sono molti appassionati di Pokémon, guardate, Pokémon Smeraldo, Pokémon Verde e Fondo, sono lì più o meno. Poi c'è Argento, Oro, c'è tutto, eh. Sì. Sì, Wario Land 2 vedo qua, bellissimo. la versione giapponese è quella lì. L'ho presa perché, semplicemente perché la label di Super Mario Land 2 giapponese si vede intera. Perché nella versione comunque sia europea o USA o italiana o qualsiasi altra, o qualsiasi altra regione, perché si chiamano così, regioni. Diciamolo con due G, regioni. A me Regioni, piace. esattamente. Morgana, secondo me, non è facile, cioè non è difficile capire di dove è originaria. E quindi capito, per questo motivo l'ho presa perché si vede intera, a differenza degli altri. Sì. Aspetta che ci sono altre domande. Intanto Intanto vedi, sì, intanto io sto continuando a bere, ma non mi vedi. Ampai, Tu non mi intanto. vedi, purtroppo è brutto perché lei, cioè lei mi vede di fianco perché usa un'altra webcam, però purtroppo nel programma non c'è modo. Allora, penso che ha risposto molto bene. Ecco, poi, vabbè, Spero. VoiceOver si sorprende, grazie per il veterano. E poi Morte Nera continua, è anche vero che ad una console serve una libreria variegata, ignorando tutta la spazzatura pubblicata. Per fare 4 soldi. La forza principale del Game Gear era essere un Master System portatile. Sì, però allo stesso tempo uno aveva già il Master System. Non è che. Cioè, ok, averlo portatile, ma con tutti quegli inconvenienti, 8, 6 batterie, eccetera, eccetera. Insomma. Veramente Game Gear e Master System sono cose completamente differenti, dice VoiceOver. Però ok, nel senso, beh, come architettura sì. I giochi erano anche diversi, però erano sempre i soliti giochi. Cioè, Pokémon, per esempio, è nato proprio lì, ma Super Mario Land, insomma. Beh, ci Ecco. sono titoli veramente esclusivi proprio per Game Boy. Per esempio, ci sono esclusive uscite per esempio solo in America, esclusive uscite solo in Giappone. Quindi esclusive uscite anche Sì. in In Game Boy, dici? Svezia, non mi ricordo. Ho un attimo tipo un. In Svezia? Ah Sì. sì? Sai che non lo Allora, il sapevo. Game Boy non è arrivato solo in Russia, fondamentalmente, perché lì Ah, non sapevo neanche comunque. questa cosa. Solo in Russia. No. No, questa cosa non la Però ci sapevo. sono anche tipo cartucce brasiliane per il Game No, Boy. no, quello so, tipo il Master System, so che in Brasile è andato un casino. Cioè, ha avuto tutta la sua community in Brasile. Bene, ragazzi, vi ricordo di avete visto un po' di foto di Morgana. Io vi consiglio di seguirla, cioè, vi raccomando, di seguirla su Instagram, questo suo profilo, perché pubblica, diciamo, abbastanza spesso foto del suo archivio di Ci collezione. proviamo. Ci proviamo, perché comunque c'è un lavoro, c'è tante altre cose. Tra l'altro, anche appassionata di rock, ed è anche una bella cosa. È difficile trovare una ragazza appassionata di rock e videogiochi. Tra l'altro, vecchi videogiochi, perché adesso va tanto di moda. No, no, per dirsi, perché adesso sai, con le ultime console va tanto di moda fare la gamer girl, la ragazza gamer, però con le robe vecchie è già una cosa più particolare, c'è da dire. No, no, ma io, ripeto, ho iniziato nel 2017, cioè ci giocavo prima, però prima non avevo Instagram, ecco. No, certo. Quindi quando poi ho iniziato ho detto, ma perché io questo Instagram non lo uso effettivamente per pubblicare la mia collezione? Sì, 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 sì. E quindi l'ho usato per questo. Sì.
È bello che qua in chat stanno discutendo, ma li lasci discutere, non con te, stanno discutendo, c'è una diatriba sul Master System, Game Gear, che sono macchine uguali, diverse. Vabbè, però se c'è un'altra domanda per te, intanto sto facendo vedere il forum dei Bittelloni, il sito, sto facendo vedere ibittelloni.com, ci sta mostrando, ci sono degli articoli, qui c'è, non so se l'hai scritto, ah, l'hai scritto te? Nubau. Sì, questa qui è un'esclusiva per un'esclusiva giapponese per Game Boy. Ecco, questo qua è un articolo che ha scritto Morgane, appunto, del gioco del 92. E vedete, qua ci sono tutti gli articoli e poi ovviamente se scrivete Morgane nella ricerca vi appaiono tutti gli articoli di Morgane Shiranui, tutti. C'è Nubau, c'è Shadow Warrior, Ninja Gaiden Shadow del Game Boy, le multicart, le origini del mito, e ci sono tanti altri articoli, come per esempio An Official Game Boy Games, l'arte di non pagare le licenze, vero o falso, come riconoscere le cartucce pacco del Game Boy, cioè quelle fake. Insomma, hai scritto un po' di roba sempre su questo argomento, quindi bella come cosa, no? Se vuoi parlare perché non, cioè è difficile comunque, nel senso, io abito veramente nel nulla totale. Quindi quello che ho sempre provato a fare quando ho, diciamo, come dire, quando ho voluto iniziare a coltivare questa passione è stato proprio informarmi su qualunque cosa. Sì. E una delle cose su cui mi sono informata, perché mi è successo purtroppo, che succede a tutti, è successo a tutti almeno nella vita, sì, di, come dire, ritirare all'otto i primi tempi. E mi arriva, cioè in questo lotto mi è arrivata una cartuccia. Mm-hmm. Ed effettivamente notai che era un po' anomala, nel senso sia di peso e sia le plastiche. Mm. Cioè la plastica era più scura, l'etichetta era tagliata, ho detto io, c'è qualcosa che non va. Tra l'altro non si apriva, perché non si apriva la vite dietro. Ho capito. E lì ho capito che era una cartuccia falsa. E poi mi sono chiesta, perché fare una cartuccia falsa di Tom e Jerry? Non si sa, però l'hanno fatto. Quindi così. Da lì poi ho iniziato a, come dire, a informarmi sulle cartucce false e so riconoscerle subito, a vista d'occhio. Cioè, so riconoscere subito la cartuccia originale da una falsa. E non quelle dei Pokémon, ma proprio le cartucce, quelle grigie classiche del Game Boy. Perché riconoscere una cartuccia dei Pokémon è facile, lo può fare pure un gatto in mezzo alla strada, fondamentalmente. Certo. Però riconoscere una cartuccia grigia, mm-hmm, che è il tipico colore, è difficile per chi non lo sa fare. Quindi proprio per questo motivo ho scritto una guida per aiutare chi non vuole comunque spendere, che ne so, 20-30 euro. A volte ci sono state persone, tipo i miei follower americani che ho e che conosco, che hanno speso anche $200-300 per comprare, che ne so, Darkman. Sì. Falso. Certo, no, certo. Ho capito. Bisogna stare attenti, no? Conoscere molto bene. Allora, poi dopo, oltre a Instagram, mi raccomando, andate a vedere il sito di bittelloni.com e anche il canale YouTube Bittelloni, che ha bisogno di crescere, lo trovate sempre su YouTube, che è... Tra l'altro ho visto un video che mi sono morto da ridere su un gioco che... Vabbè, innanzitutto voglio salutare il Gori, Federico Gori, che non so se vi sta guardando, ma insomma, penso che sia il più conosciuto dei Bittelloni. Sì, sì, lui è tipo... Come dico io, lui è tipo il dio del videogame retro, ecco. Sì, comunque, approfitto per salutarli. Ha utilizzato anche dei formati video strani, vecchi, so che... Sì, Fede tanta roba, bravissimo. Simpatico. Ok, quindi andate a guardare qua e anche vedere gli articoli che ha scritto Morgana. E ci sono altre domande, adesso te le dico, poi c'era un'altra cosa, ma adesso mi verrà in mente poi, che volevo dire, okay. Mi è sfuggita. Comunque, alla fine la discussione Master System Game Gear si è attenuata, è finita lì. E ecco, Morte Nera. Visto che l'ho accennato nella scorsa live del Demiurgo, hai avuto esperienze con i giochi di Mega Man per Game Boy? Quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Allora, Mega Man per Game Boy
è un gioco molto adulato, ok? Sì, lo so. Io ovviamente ci ho giocato, non, in realtà non ne posseggo uno, però forse ne posseggo qualcuno, nel senso che una multicarta. Dovrebbe esserci un Rockman, perché si chiama così Sì, in... Rockman, sì. Devi un po' di birra, va, Esattamente. che qua non ti vedono abbastanza alcolizzata. Ah, ok. Vogliono un po' vedere che tu ubriachi, altrimenti non è che gli date Ma bene. è difficile, raga. Vabbè. Comunque, ho provato a giocare con Rockman e dico la verità, non mi ha entusiasmato. Preferisco la versione Color di Mega Man che ho. Mi sa che ho due. Mega Man X2 dovrebbe essere, Ah, non mi ricordo la bene. serie X allora, quella più evoluta, sì. Sì. E un Mega Man per Game Boy Advance. Ma mi sfugge il nome, ragazzi, perché... Beh, Sono cioè, tanti non titoli, lo avendo tanti batto. titoli in testa è un po' complicato. Però la versione del Game Boy non mi piace tantissimo, semplicemente perché lo trovo lento per me. Però non, cioè non, questo è il mio di pensiero, non deve essere un pensiero comune, per me. Lo trovo un po' lento, un po' legnoso. Anche se so che l'ultimo capitolo è uno dei migliori. Certo. E, ok, io invece per quanto riguarda Mega Man su NES mi piacciono parecchio. Non, ne ho finito solo uno, ma li voglio giocare tutti prima o poi. Quelli per Game Boy non li ho provati tanto, ho visto qualcosina, però insomma, cambierà qualcosa sicuramente, ma probabilmente mi piaceranno. Però prima voglio giocarmi quelli su NES, dopo approfondirò anche quelli. E cosa devo dire? VoiceOver. Andiamo avanti, aspetta. Ah, c'è Ozzy Accio. Non so se lo conosci. Ok, oh ciao! Fa La conosco. evviva! Fa evviva! Poi si rivolge a te con tono molto informale. Barbie, ho bisogno di una perizia. Barbie, ho bisogno di una perizia su Beethoven Game Boy. Oh mio Dio, mamma mia. Oh. Cos'è, un gioco peggio? Un gioco di merda? Cos'è? Mamma mia. Allora, è un'esclusiva? Dovrebbe essere tipo all'incirca un'esclusiva, se non mi sbaglio, tedesca, Ah, ma non vorrei sbagliarmi, ok? potrebbe Comunque era tipo... No, però non mi voglio sbagliare perché è un attimo un vuoto. Comunque sta di fatto che era, come dire, diffusissimo, tipo in quella zona, tipo in Germania, tipo queste robe così, essere. Sì. ed è forse uno dei giochi peggiori che tu puoi trovare sul Game Boy. È un gioco peccia, è un gioco. Mamma mia, è un gioco bruttissimo. Tra l'altro hanno speso pure 15.000 euro per comprarlo. Porca troia! Ho stato, sì, no, no, veramente, ci hanno speso veramente i soldoni. Mamma mia! Questo gioco, tra l'altro, è ultra raro, ma quello che vi consiglio è non compratelo. Cioè, se volete spendere i soldi, io penso, non lo so, impegnate tipo i soldi, Sì. boh, non lo Guarda, so, comprate Ozzy. un cane, però non Ozzy. comprate, non comprate il Piuttosto, Beethoven. allora guarda, se vuoi comprare una roba che vale 15.000 euro, giù di lì, anche un po' meno, guarda, io su eBay c'ho Pokémon Platino, boxato, come si dice con la pellicola, non mi viene il termine in Ok, inglese. blisterato, diciamo così. Sì, sì, nuovo, italiano, ecco, 10.000 euro lo vendo, guarda, se vuoi comprare quello, almeno quello è buono. Poi se lo paghi, facciamo metà io e Morgana. Cioè, se lo comprate sostenete anche Morgana. Quindi guarda, cioè se devi spendere 10.000 euro in quella merda lì di Beethoven, piuttosto compro. Mamma mia, Ok, va bene. terribile, No, però davvero ragazzi, veramente. se avete donazioni o cose da fare, sappiate che non sosterrete solo il canale, ma sosterrete anche Morgana. O altrimenti donate direttamente a Morgana, perché se lo merita. Va bene, grazie, in ogni Ok, caso, anche se non l'ho va bene. fatta. Andiamo avanti. Io vivo anche senza, no, non è vero. Andiamo avanti. Comunque, per Beethoven ti dico una cosa, hai 5 minuti di tempo, così gli dà un'idea pure, no, Sì, del spiega, gioco. spiega. Tipo, metti pure un piccolo pezzettino di video per capire quanto è brutto quel gioco e non si capisce perché costa così tanto, perché io non comprerei mai una roba del genere, ma proprio mai nella vita. Vabbè. Poi ci chiede, Morte Nera. Visto che te ne intendi anche di bootleg, quindi è un po' una frecciatina, visto che ci stanno mettendo alla prova. Qual
Quali pensi siano i migliori su Game Boy in termini di grafica, gameplay e audio? Bootleg. Beh, bootleg ce ne sono tanti. Cioè, se evitiamo, lasciamo stare quelli dei Pokémon. Però di bootleg... Allora, secondo me, per Game Boy, un bootleg che è all'incirca pure... Cioè, è un bootleg, però è un po' pure ufficiale. Allora, secondo me è un gioco... Mi ricordo, era della Gowin. Era della Gowin? Sì. Sì. Ed è Primes... Oddio. Rainbow Primes. Rainbow Primes della Gowin. Se c'è qualcosa. Rainbow... È uno shoot'em up, in realtà. C'è un piccolo principe che spara. Sulle nuvole, tipo astronave. Ma aspetta, com'è Rainbow Primes? Uh-huh. Dei Game Boy? Sì, Primes come il cantante. Ah. È difficile, c'è solo un video su YouTube. No, ma aspetta, non riesco a capire com'è scritto. Prime, dimmi. Allora, Rainbow, tipo sì, arcobaleno. Sì, è dopo. Che non Principe in inglese. Ah, Prime, ah, ok. Eccolo qua, è chiamato anche Rainbow Warrior. Esatto. Questo qua, ragazzi, dovreste vedere se si vede. Allora ti si. Adesso aspettate che sia pubblicità di merda. Poi si vede. Qui c'è solo un video su YouTube, accidenti. Tra l'altro, il canale si chiama GB Lover, quindi è proprio gente che ama. Eccolo qua. Lo si vede qua in live, ragazzi. Eccolo. È del mio mentore, in realtà. Quindi. Ah, sì. Sì. Grande GB Lover. Iscrivetevi anche a GB Lover. Ecco, si vede la scenetta iniziale dove la principessa sta rapita da, cioè. Sì, inizia un po' la Zelda, però non è Zelda. Adesso c'è il principino che sta parlando col re disperato, che muove le mani così. Adesso si potenzia con i fulmini. Sì, si vede. Beh, intanto che lo facciamo andare, tanto che si vede, proseguiamo. Vediamo come ci sono altre domande. Intanto così lo vedete, ecco, questo... Ah sì, è uno shoot'em up verticale, sì, si vede, che spari, se nel cielo voli, spari, no? Una cosa del genere. Allora, voi ci dite del metal, tira fuori un gioco, che vuoi sapere ce l'hai. Ok. Si chiama Spuds Adventure, hai sentito? Ce l'ho. Ok, se vuoi ti dico anche il perché. Che tra l'altro ho la versione giapponese, però. Vabbè. No, ma se vuoi ti dico anche il perché, che fa morire da ridere. Allora, tra l'altro questo gioco, lui non se lo ricordava, in una sua ultima live, Dio del Meta, stava parlando parlava dei suoi vecchi video. Fallo vedere. Se puoi. Allora, la copertina è totalmente diversa. Ovviamente vi dico solo che c'è una carota, una patata e una melanzana. Non sto scherzando, sembra un minestrone, però... Eccolo lì. No, e dicevo... Esatto. Allora, dicevo, nella sua ultima live del Meta parlava dei suoi vecchi video. Il video del Meta tanti anni fa aveva l'obiettivo di smascherare le creepypasta. E c'era una creepypasta sui Pokémon che andava... Sì. La so, la conosco. Miss Fortune. Mai sentita, sì. Sì, la conosco. Comunque racconta, vai. MissFortune.gb, cioè Game Boy, no? Questa ROM maledetta del demonio di Satana che ci diceva. Esatto. E c'è il Dio del Meta che ha fatto questo video, parliamo di tanti anni fa ormai. E di questa creepypasta che andò di moda nel mondo Pokémon. Era una cosa collegata con i Pokémon. E praticamente nasce questo essere così, tutto ingroppato al buio, comincia a dire I am God here, con tutta la musica, cioè sono Dio qua, con tutta la musica creepy, e si dice che la gente è svenuta, ha avuto l'epilessia, è morta, tutte ste balle, no, che si dicono nelle creepypasta, ed era una cartuccia Pokémon, un po' come la sindrome di Lavandonia, è presente? E nel metal ha fatto un video dove lui ha smascherato sta cosa. E l'altra sera in live lui non si ricordava quel gioco lì. E io gli ho detto io, Spuds Adventure, adesso l'ha tirato fuori. Perché non se lo ricordava, sono passati tanti anni. Sì, ma l'avevo smascherata.
capito, già da prima. Beh, però io non ho canale YouTube, quindi non le posso dire queste cose. L'ho smascherata già prima, che comunque sia. Poi non ho visto quel video, mi ricordo, che è stato pubblicato, ho detto, ma questo è il diavolo di Spud's Adventure, quindi... quindi non ha senso sta roba. Mi faceva morire perché del meta nel suo video faceva vedere prima il gioco della Chrome della Creepypasta, no? Poi diceva, ah, questo diavolino. Ma guardiamo un attimo, guardiamo un po' questo gioco. Cos'è questo? Spud's Adventure? Un gioco per Game Boy, dai, proviamo un po' a giocare. Dopo un po', cazzo, è lui! Porca troia! L'ha tirato fuori da qua sto coglione. Sto diavolo. E lui sarà incazzato nero con queste stronzate che dicono sul web. Vabbè. Però la gente ci credeva, sta roba. Ci crede ancora. Perché sì, comunque sì, sia, certo. Non ha tipo, come dire, non conosce, capito, i giochi, eccetera, eccetera, no. Però è semplicemente uno sprite preso da Spud's Adventure, esatto, e messo in un gioco dei Pokémon, così a caso. Esatto. Dicendo che erano maledizioni. Vabbè, i soliti creepypasta che fanno su internet. Ok. Poi qua si parla del gore, okay, che speriamo poi arrivi. Allora si dice... il gore a quest'ora lava i piatti, scrive Ozzy. In realtà è lui che lava i piatti a quest'ora. E voiceover, ehi, non offendete il Gori, facile parlare di chi non è presente. E Ozzy, ha fatto il Gori il nostro emerito presidente. E voiceover, patetico. Sì, è il presidente. Appena finisce di resettare la cucina arriva, tranquilli. Vabbè, non dovrebbe arrivare. Morte nera, se volessi buttare soldi a questo punto comprerei capolavori, quelli che ne valgono la pena, al massimo le multicart, sperando che non friggono la console. Ecco, sulle multicart vuoi dire qualcosa, visto che hai scritto l'articolo, non so. Allora, non friggono la console, però ovviamente se tu, che ne so, cioè, nel senso, come dire, di solito le multicart uscivano per chi voleva risparmiare. Però non pensiamo che siano uscite adesso con l'avvento di AliExpress, perché esistono dagli anni 90. Sì, certo. Quindi, perché anche giochi vecchi e fake che troviamo sono proprio cartucce degli anni 90. Okay. O magari tipo metti un... Per farti un esempio, se tu metti un gioco falso del 90 ad un gioco nuovo e falso attuale, vince quello degli anni 90, senza ombra di dubbio. Ah, sì. Allora, le multicart però servivano proprio per risparmiare, che comunque i giochi del Game Boy non è che dici, cioè non è che diciamo erano economici, ecco, costavano. Certo, sì. E quindi erano interessanti per quel motivo. Anche a volte si potevano trovare a Chrome, tipo potevi trovare Mario, sì, che giocava in Shin-Chan, quindi c'era lo sprite di Mario, però nel gioco di Shin-Chan. Sì. Oppure potevi trovare uno stranissimo Sonic. Io mi ricordo Pokémon Diamante del Game Boy. Esatto. Pokémon Diamond, fia. Era una cosa che non c'entrava un cazzo. Io mi ricordo che avevo scaricato... Un sacco di robe strane. Tra l'altro avevo giocato su PSP, non c'entrava un cazzo. Però la cosa interessante è che magari... Faccio un esempio, io ho comprato questa multicart, ne ho due in realtà, di questo genere, sì, tra l'altro è Poxon. Sì. 68 in uno, 168? 68. 68 in uno. Però sono veramente 68 giochi in uno, non sto scherzando. Okay. Vi faccio vedere quanto è piccola, che ovviamente non è come la tipica cartuccia del Game Boy, bensì è proprio un cartuccione. Mamma mia. Sì. Questo è per resettare il gioco. Se vuoi giocare ad altro, sì, due insieme, sì. E la cosa interessante è che funzionano, non friggono la console, però uno attuale magari si frigge lui dopo 3 secondi. Però quello che dico io è, se volete comprare una multicart, comprate la vecchia, sì, certo, ma la nuova, ed evitate quelle con all'interno il gioco dei Pokémon o di Super Mario Land, perché sono giochi che contengono i salvataggi, quindi contengono, cioè non hanno una batteria loro in quel caso, però per salvare c'è bisogno di un salvataggio, cioè di una batteria, scusatemi. Sì. E quindi non si può salvare. Quindi a sto punto vi dico, se dovete comprare una multicart per giocare ai Pokémon, compratevi direttamente il gioco dei Pokémon o di Super Mario Land, perché fate prima. Ho capito. Interessante.
Io ho la Omega Flash Junior, dovrebbe essere. Ah. Ecco, oppure comprate veramente un NAS flash e vi togliete il pensiero, un Allora, Everdrive. io su tutte le console casalinghe fisse ho l'Everdrive, quelle proprio di Criz, quelle costose, buone, NES, tutto. Però sul Game Boy Color, Game Boy Advance, per risparmiare un po', che comunque ho visto che sono buone, uguali, hanno anche delle funzioni in più, ho le Omega Flash, le Zeta Flash, cioè la Omega normale per l'Advance e la Omega Junior. E comunque la Omega Advance emula anche Game Boy Color, però volevo tutte e due. No, ma in realtà sì, per chi vuole giocare col Game Boy e non comunque sia spendere veramente tantissimi, troppissimi soldi, consiglio, sì, anch'io vi consiglio un Everdrive e vi togliete il pensiero perché a sto Esatto, punto. sono d'accordissimo. O meglio, la flash card, perché l'Everdrive costa sui 100 euro. Perché l'Everdrive è proprio quella specifica di Criz, che sono quelle che costano quelle, sia quella dei Game Boy, l'Everdrive GB che l'Everdrive GBA costano più di 100 euro. Io mi era venuta un attimo la follia di prendere la Edge Flash, mi pare, Omega Sì, ma qualcosa, quella lì costano di meno. su... Quelle che ho Sì, io. volevo prenderla, però ho Costa. visto che il prezzo è elevato, È aumentato adesso? eh. È aumentato. Volevo prenderla su Amazon, però ho visto che effettivamente è cara, ho Allora, io quando detto l'ho presa io 3 anni fa l'ho pagata 30 euro. vabbè. Ma conta che costa 60, mi pare, quindi Ah, la voglio. ok. E sia la versione per Advance che la versione per Gold Color normale. Cioè, tutte e due. Così le gioco dove voglio, insomma. Perché io ho il Game. Hai presente il GameCube Player? Sì, Io lo quello uso per sia su. giocare ai giochi del Game Boy. Io uso l'Everdrive, quelle due lì, la uso sia sul Game Boy Advance SP o Game Boy Color, e poi lo uso anche nel Game Boy Player, funziona normale come se dovessi ricattare. Cioè, praticamente li posso catturare sulla TV anche a schermo intero. Guarda, io vorrei il GameCube solo per poter giocare a dei titoli di Zelda che ho, però tipo ci sono due titoli per Game Boy Advance e mi sa che uno puoi giocarlo solo tramite, non mi ricordo se puoi giocare in quattro giocatori, mi pare, Sì. oppure puoi giocarlo su GameCube, ma non mi sovviene. Proprio per giocare quel titolo di Zelda. È pure un titolo interessante, però non l'ho potuto giocare perché non avendo il Game Boy Player, cioè, non si può fare. E poi serve qualcun altro con altri giochi che ha lo stesso gioco per poter giocare in quattro tipi. Vabbè, basta un tipo come che uno altro che abbia l'Everdrive per dire che è il tuo, o Dovrebbe essere Link no? Sì. For Sword, sì. Quello Vabbè, là. non è difficile capire dove la puoi trovare questa persona che abbia il GameCube in un altro gioco, basta guardare avanti. Andiamo avanti, dai. Proseguiamo, dai. C'è un'altra domanda, non perdiamoci che qua si parla seriamente, non stiamo qua a cazzeggiare. Allora, Metaslug per Game Boy con le torri gemelle in copertina, un bootleg tutto sommato ben riuscito. Oddio, Tu sei Metal Slug? Slug per Game Boy Color. Allora, sì, c'era un. Esiste, è vero, per Game Boy Color. Tra l'altro, aveva un nome terribile che si chiamava. Com'è la sigla delle Torri Gemelle? 9-11, mi pare. 9-11. Eh sì, era tipo 9-11, tipo 9. Sì, tipo del Ah, 9 settembre. ok. Ok, quindi Aspetta, si chiama guarda chi c'è. 9-11. E c'è tipo pure. C'è pure tipo, tra l'altro, Eccolo Osama qua. Bin Laden. Sì, Uno. Terrifying 911. Eccolo qua. Ok, esattamente. Ci dovrebbe essere Osama Bin Laden sulla Madonna. copertina. È Esatto. vero! È vero! E va che a te! No! Eccolo qua, tutti in arabo. No, no! Ma ce lo buttano giù la live, no? Cioè, non lo so, boh. Spero di no. Sì, praticamente esiste. E sarebbe tipo un Metal Slug che non è mai visto la luce su Game Boy Color, anche perché il Game Boy Color, ricordatevi una cosa, a me non piace. Cioè, ho dei giochi però per Game Boy Color che io, sempre io persona, ritengo siano validi, però se no,
per me il Game Boy Color è tipo il male, perché è scuro, perdi la vista, insomma, un sacco di cose. E quei pochi giochi validi che ci sono li ho, e mi ricordo che non uscì su Game Boy Color anche per le prestazioni. Però lo hanno fatto comunque, ecco, diciamo. No, beh, però se lo volete esiste pure Game Boy Advance, che è corto, ma c'è. Ma quanta roba assurda, io non lo sapevo sta cosa. E poi è Metal Slug davvero. Sì, sì. Boh, non lo conoscevo. Capolavoro. Cioè, che capolavoro, nel senso... Boh, non lo so. Cioè, boh, non lo conoscevo affatto. Proprio strano. Lo sto facendo vedere adesso com'è anche il gameplay, ma è proprio il primo Metal Slug, alla fine. Sì, sì, è proprio tipo in quel... Oddio. Però con gli sprite del Color, perché comunque... Sì, sì, certo. Il Color non supportava determinati sprite, che poi... Sì, sì, sì. Si sprite riuscì a supportarli il Game Boy Advance. Ah, ok. No, no, ma... Sì, infatti hanno fatto Metal Slug Advance, che è molto bello. Però... Però è fatto bene. È l'intro che non c'entra un cazzo. Cioè, adesso c'entra un cazzo. Hanno messo sta intro illegale. Vabbè, ci si... Cioè, vabbè, guarda, c'è un bootleg di... Non è un bootleg. Perché c'è nei bootleg tipo Pikaland. Che sì, c'è Pikachu. Sì. Pikaland io ho giocato, bello. Tra l'altro, vogliamo ricordare per SNES il bootleg assurdo Super Pikaland Ultra Chocolate Version. Quindi, vabbè, ce n'è uno pure sempre bootleg che dice tipo che ci sono le parolacce in... Tipo un gioco dei Pokémon con le parolacce. Ah, okay. Quindi così, sì, sì, sì. Vabbè. Diciamo che c'è Lickitung in copertina. Quindi detto questo, detto tutto. Ok. Se c'è Lickitung o Hypno, c'è da preoccuparsi. Sì, sì, no, c'è Lickitung, quindi peggio che peggio. Io sti giochi li ho sempre evitati, ho sempre evitato di prenderli. Però c'è Super Mario Land di X. Cioè non esiste DX, hanno fatto DX aggiungendo tipo i colori. Okay. E praticamente sulla label c'è tipo Saddam Hussein, perché lui, capito? È Saddam Hussein con il berretto di Mario. Guarda, quindi boy. Tutto questo. Sì. Ho capito. Un sacco di roba trash. Mamma mia. Poi vabbè, buonasera amici, saluta Ojama. È morte nera, Terrifying 911 è di alta qualità ma con un nome abbastanza triste. Ci sono anche filmati di attori che vengono... Vabbè, sì, quello sì, l'abbiamo visto prima. Esatto, quello. Purtroppo la gente crede a tali balle fin da quando sono ragazzini. Crescono a pane, creepypasta, stanno tutto il tempo su internet. Vabbè, parlava di prima. Ai tempi ci credevo anch'io, dice Ojama, tipo 10 anni fa, che ricordi? Adesso... Vabbè, abbiamo già parlato, comunque già risposto. Qual è la tua... Perché continuano ad arrivare messaggi. Qual è la tua opinione su flash car moderne, tipo Everdrive, Omega Flash, hanno un loro uso? Sì, abbiamo già detto. Cioè, ti chiede, hanno un loro uso anche per i collezionisti, però? Allora, per me, che sono collezionista, no. Nel senso... C'è un mio amico che ha fatto il full set, ok? Sì. Quindi ci vuole coraggio. Io non ce l'ho sto coraggio. E lui ha fatto il full set europeo. Però tipo magari se deve provare qualche titolo, sì, la usa. Però per me personalmente è un po' oltraggioso, capito? È come tipo una bestemmia, non riesco a mettere un Edge Flash nel Game Boy. Sì. Dovrei solo nel momento in cui vorrei qualche gioco, però ce li ho tutti quelli che volevo, quindi non mi serve. E nel momento in cui desidero qualche gioco, allora lo utilizzerei per quel motivo. Certo. Però io attualmente ho tutti i giochi che volevo, quindi no, per me no. Esatto. Però come abbiamo detto prima, per chi non vuole spendere troppi soldi, sì, compratelo. Esatto, io per esempio sono collezionista solo di hardware. Non ho, tranne Play 2 360, che ho i giochi fisici che mi interessano, però per esempio per il Game Boy ho pochissime cartucce, lo uso l'Everdrive, quella Omega lì. Cioè, però non sono collezionista da quel punto, quindi insomma. Però sì, magari un collezionista, se uno ha curiosità, vuole provare dei giochi prima di capire se comprarlo o no, magari può servire. Ah. Sì, però direi di spendere il minimo possibile per... Quello è un po' un problema ormai, perché... Sì.
Ormai è aumentato tutto quanto, quindi pure che vai a comprare Super Mario ti costa 30 euro. Poi Super Mario non vale 30 euro, vale 10 euro al massimo. Intanto, Però ormai è niente. sì, intanto sto mostrando nella live un video dei 100 migliori giochi per Game Boy mentre parliamo, così si vede un po' di Game Boy proprio normale, non Game Boy Color. Allora, altre. Vabbè, Garrison, grande Garrison, ti saluto, anche lui è un seguace affezionato. Lo scelgo Crix. Vabbè, è l'ucraino, l'ingegnere elettronico ucraino che ha fatto l'airdrive. Ah, io praticamente, io Chris l'ho finanziato bene perché qua tra l'airdrive 1000 euro gliel'avrò dati. Perché Madonna. ho sei suoi airdrive. C'ho quello del NES, dello SNES, del Mega Drive, del Master System. Cioè, voglio dire, gliel'ho dati di soldi, eh. E del Nintendo Ah, vabbè. 64, ecco. Quindi. Poteva fermare Putin, secondo Esatto. Cioè adesso c'è l'armamento, c'è i soldi finanziati, quindi. me. Secondo me, capito, ormai ho comprato le armi con questi soldi, vai. Esatto. Boh, adesso può difendersi dall'invasione. Almeno, dai. Poi, Morte Nera. Mi ricordo di aver comprato l'Everdrive GBA per 5 mini nel 2021 da usare sul mio Game Boy Advance SP. Costava qualcosa intorno ai 120 euro, oppure ho dovuto aspettare una settimana di spedizione. Non so. Adesso secondo me ne aspetti ancora di più con la situazione che c'è. Poi, non lo so. Vabbè, un altro dispendioso mi ricordo che era, cioè, che ho usato ancora oggi per i cheat, ok? Sono aumentati tantissimi gli Exploder, Ah, Game sì. Shark, tipo tutti quelli là. Action replay, sì. Io Sì, avevo tantissimo. l'action replay strascrauso della Datel, una ditta norvegese, con i codici già preinseriti. Però servono, capito? Sì, Strano, sì. ma vero, servono. Io lo usavo su poco. Cioè, allora, ne avevo uno strascrauso con tipo. Che l'avevo comprato nuovo, lo sbattevi la plastica e sentiva dentro che c'era un pirulino di plastica rotto dentro. Vabbè, già nuovo era già così. Come Insomma, il mio. ecco. E quello lì è dell'Advance. Poi c'avevo quello del DS che invece era fatto bene, era una cartuccia. Vabbè, quelle del DS sì, vabbè, tanto alla fine erano Però cose ti giuro, piccine. poi aveva tutti i codici delle versioni inglesi, io li usavo su Pokémon, The Game Boy Advance, mi corrompeva i salvataggi, veniva tipo il PC pieno di uovo peste, sai tutti i bug, uovo peste, un casino assurdo. Penso che io l'ho Smentiamo. usato per. Allora, l'ho usato in Pokémon Cristallo per catturare Celebi. Come volevo catturarlo per fare la figa, quindi alla fine volevo catturarlo per bene, nel Ah. senso con la DS Ball, perché Sì. all'epoca era Quasi un DS, sì. evento, Sì, l'evento, sì. esattamente, perché all'epoca era un evento che potevi fare solo tramite il Pokémon Center. Tra Sì. l'altro, dovevi collegare il telefono cellulare con il C'era. Game Boy Color. Sì. Poi col cellulare ti mandavano la GS Ball, c'era un casino. Sì, poi non usava tipo una SIM del telefono, si connetteva a internet, sono tutti quei casini. Esattamente, Sì. era una cosa stranissima per fare la roba di Celebi. E io, siccome ho voluto fare la figa, mi sono comprata ovviamente l'Exploder. Mi sono ammazzata per trovare il codice, per mettere bene tutto. Quando ce l'ho fatta, mi è sparito il biglietto del treno. E non Esatto, posso utilizzare il treno su esatto, Pokémon Cristallo. C'è una tristezza, ma no. sì, sovrascriveva lo strumento base di rifottù. Sì, mi ricordo. Esattamente, No, ma che quello quanti sono. esperimenti ho fatto anch'io, che bello. Avevo avuto 6 anni, non lo so. Boh, non lo so. Perché sono nel 94, all'epoca di Cristallo, avevo 6 anni, sì, esatto. No, sei un cucciolo allora. Era un cuccio, sì. Però smacchinettavo già con quelle robe. Vabbè. Vabbè, ci sta però, Ci sta, sì. anzi. Mi ricordo tanti belli esperimenti. Anche mi ricordo il cheat su Pokémon Smeraldo. Abilita il Pokédex. Tutto, no? Completo. Figa, creava dei casini. A parte che non si abilitava tutto, ma si abilitava soltanto prima che ti dessero la nazionale. Quindi tipo diventava 230 Pokémon presi su 230. E non c'erano tutti. E poi si buggava la storia. Ci cioè creava un casino. Quando. Un casino. Crashava tipo quando catturavi un Pokémon. Crashava perché la memoria Mamma mia. andava. Insomma. Poi mi ricordo che c'era il. C'è sempre il Master Code. E poi c'era mettere i codici singoli. Insomma. Che Sì, tipo hai alcuni. tipo Sì. di Master Ball che poi non usi, però va bene, tipo cose strane. Infatti quello che voglio fare è tipo
Quando mi andrà sempre. Passerò se l'EV su un'altra cartuccia B, che alla fine ho deciso di fare. Certo, andiamo avanti. Che ne pensate degli schermi LCD su Game Boy Color e Game Boy Advance? Ci sono molte mod ultimamente. Sono la cosa migliore che si può fare. Sul Game Boy Advance classico, io ce l'ho, tra l'altro, moddato da un mio amico, e secondo me è la cosa. Allora, perché è una buona cosa? Perché il Game Boy, comunque, il Game Boy Advance SP è questo. Io sono una ragazza, per quanto sia una ragazza, ho le mani abbastanza grandi, cioè per giocare mi viene un po' scomodo. Mentre il Game Boy Advance Normale, classico classico. è così. Sì, molto meglio. Quindi già è diverso, hai Sì, tipo come più ergonomia è molto meglio, sì. ergonomia. Quindi sì, penso che sono una delle cose, cioè, sono un'ottima invenzione, diciamo questo. L'unico problema è le batterie, perché comunque consumano un bel po' di batterie. Però nel dubbio Anche lì possono comprare ci sarebbe le la mod di metterci la batteria ricaricabile, insomma. batterie. Però ci sono delle batterie che puoi caricare tramite USB, se non sbaglio, e si comprano per pochissimo su Amazon. Quindi Ok. una volta che compri quelle ti togli il pensiero. Però è buono, Sì, ma sì, comunque perché il Game basta. Boy Advance tutti quanti l'abbiamo comprato con quella convinzione: ah, che bello, hanno fatto finalmente lo schermo illuminato. Invece no, è stata No. proprio, scusate il termine, un'inculata pazzesca. Sì, no, è vero, Sì. è vero. No, ma a parte che uno come c'è anche batterie ricaricabili stilo, però volevo Punto. dire, io non ho il Game Boy Advance normale, ma lo voglio comprare prima o poi. E mi sa che farò la follia di prenderlo già moddato con lo schermo figo e le batterie. Mi sa, però devo trovarlo a un prezzo accettabile, perché Sì, sennò. no, conviene in quel Però. modo. Tra l'altro, il mio amico mi ha messo lo schermo super Sì. illuminato e puoi cambiare i colori dello schermo. Non lo faccio, ovviamente, io. E poi in più ha messo tipo. Mi ha messo questo speaker che io lo ringrazio per il fatto che abbia messo lo speaker, però tipo tolgo il volume perché questo speaker che ti spacca i timpani praticamente, Ah sì. manco fosse un concerto dei Rammstein per dire, e andavo sì, è assurdo. Mica voglio. Ma no, io non ce l'ho l'Advance normale, ho solo l'SP. Il micro a me non mi è piaciuto perché è troppo piccolo, non vedi un cazzo. No, mamma mia. Però si vede molto bene lo schermo perché è piccolo. E poi mi rompe i coglioni che c'ha il suo caricatore apposta, il suo cavo apposta, tutto il suo proprietario, no? Micro. E insomma. È uno di quei Game Boy che ho evitato, anche perché non vendette E tantissimo, poi ora lo sai stanno cosa che. sperando più di Sì. E poi odio che non va Game Boy Color su quello. tanto. Appunto, capito? Io dico quello, ti compri un Game Boy Advance e li giochi Esatto. tutti. Il No, l'Advance è il primo primo. figlio. Sì, l'Advance è il primo, il migliore, io non ce l'ho, lo prenderò. Io ho sempre avuto l'SP, ma. Però come ergonomia c'è assolutamente ragione, non c'è niente da dire. Sì. Cioè. Però cosa, allora, quello che mi piace del Game Boy Advance è che puoi giocare sia i primi titoli, sia la prima Sì. generazione, sia la seconda generazione, sia la terza generazione. Quindi puoi giocare tre generazioni tranquillamente, Esatto. bello, comodo e via. Il Game Boy Advance che io ho, gli SP che ho, perché ho quello di Zelda, poi ne ho, ho quello lì che ho fatto vedere, quello è uno 101, quindi ha lo schermo, come dire, più Sì, potente. Però AGS 101, sì. Io esattamente. ho quello lì anch'io, ne ho due di quelli. Però l'ergonomia è quella alla fine, Lo quello so, è il sì. punto, quindi è un po'. Alla fine è lo schermo del DS che c'ha. Alla fine. Ce l'ho anch'io quello lì. Ce n'ho due. C'è uno rosso e uno blu. No, io ho carta da zucchero, perché dovrebbe Ah, chiamarsi così, carta da carta da zucchero. zucchero, la versione di Zelda è il Tribal. Altre, sì, Tribal, sì, quello Anche conosco. il pink boxato, però quello non è che lo uso tanto. Solo perché è Comunque, boxato, ce l'ho. stavo guardando la tua, cos'è una felpa, cos'è una quella che hai? Bella. sì, è una felpa. Beh. C'è una felpa molto, molto anni 90, diciamo Sì, così. è proprio bello.
Ok, andiamo avanti. Vabbè, abbiamo risposto. Metal Slug 1 sarebbe dovuto uscire su Game Boy Advance sotto forma di conversione, ma anch'esso fu cancellato. Consiglio a Demiurgo di cercare video sul prototipo. Va bene, Morte Nera, non ho mai sentito parlare. Te. Però è uscito. Però è uscito per Advance. E appunto si chiama Metal Slug Advance. Guardiamo poi solo questo titolo. Poi è uscito uno simile. Cioè simile, diciamo che all'incirca è simile a Metal Slug, se tipo, se dopo che giocate a Metal Slug vi annoiate e volete giocare a un altro sottospecie di Metal Slug, c'è Mercenary Force, ho sbagliato, si chiama Force. Ah, Special Force, CT Special, lo conosco. Esatto, sì. Sì, lo conosco, CT Special Forces, eccolo qua, lo conoscevo, sì. Esatto, perché sembrano tipo 47 titoli, invece sono solo 3. Basta. Sì, lo so. Comunque sto mostrando anche il prototipo di Metal Slug. C'è comunque, c'è il primo livello, credo. Ma in realtà esiste anche, tipo, se conoscete Akira, l'anime, o il manga, esiste anche un prototipo di Akira, perché praticamente Akira doveva uscire su Game Boy, però poi non uscì. In tutto il mondo esistono 4 prototipi di Akira, e se ne comprati tutti e quattro uno stronzo che non mette la ROM neanche su internet, quindi non li può neanche giocare. Sì. La sta facendo vedere, sì è Metal Slug, carino però. Ah, sì, carino. Anche, puoi anche switchare personaggio, data arma a Marco con un tasto. Yes. Wow, cioè col sangue, con tutto, cioè, uh-huh. Bello. Cosa volevo dire? Tra l'altro non so se lo sai, ma Metal Slug è la mia serie videoludica preferita. Vabbè, Metal Slug penso che sia impossibile che non piaccia a qualcuno in realtà. È uno pure dei miei giochi preferiti perché ci ho passato proprio giornate intere con mio cugino nei bar, davanti ai cabinati, giocare tutto. Infatti, Metal Slug. Io ho sia il cabinato qua dove ci do tutti e poi c'ho anche la scheda NUS consolidata proprio da Neo Geo casalinga per giocarci proprio top. Col controller SNK, tutto proprio originale. Cioè, ce l'ho anche questo. No, è bello, Metal Slug è bello, veramente un bel gioco. E poi io ho fatto sul canale, ho fatto qualche sfida avanzata su Metal Slug, tra cui una giocare a Metal Slug 4 con i controller sdoppiati, mezzi controller sulla chitarra wireless della 360 e metà su un gamepad della 360, praticamente con due mani usavo i tasti d'azione sulla chitarra e i tasti di movimento con due mani, così, sulla chitarra. C'è il mio video, lo trovi, un video avanzato. Ho fatto il primo livello praticamente senza morire. Così. Lo vedrò, promesso. Poi dopo è difficile che andasse la 4, tra l'altro se uno conosce la saga è forse il più difficile della saga. No, è bello, molto bello Metal Slug. Io li ho giocati tutti, tra l'altro uno dei miei preferiti era quello con gli alieni, che sembravano delle medusine, ricordo. E mi facevano spaccare di risate, non so perché. Vabbè, guarda, con gli alieni c'è il 2, l'X e il 3. Era, sì, l'X era, sì. Sì, l'ultimo livello con gli alieni, ma anche il 3 è l'ultimo livello con gli alieni. Sì, ma che carini che sono, a parte il fatto che sono strani, però sono carini. Sono carini, sono delle medusine, no. Sì. Sì, poi è fatto troppo bene Metal Slug. Però la versione dell'Advance è molto corta. È molto? Quindi è cortissima la versione Advance, veramente sì, corta, ho finito un sacco di volte. Sì, allora... Brutal Mario per Game Boy Pocket ce l'hai? Per Game Boy Brutal Mario. Qui t'ha trollato. Qui t'ha trollato. Sì, esatto, mi ha proprio trollato la Mario. Per Game Boy Pocket. Allora, se vuoi vedere una cosa divertente, facciamo come se fosse che il Game Boy Pocket dei giochi a parte. Però da incuriosito, sei sicura che non esista? No, non esiste. Niente del Metal. Non c'è cascata. Però. Non è invalso. Però Brutal Mario è un hack di Super Mario World. Per SNES. Oddio, esiste pure l'hack tipo che si chiama Super Mario 64. Ah, sì. Quella che ti dicevo prima. Sì, quella che ti dicevo. Ce l'ho, tipo, dovrei avere la cartuccia qua da qualche parte. Si chiama Super Mario.
64. Sì, Super Mario World, una roba del genere. Quindi ti appare effettivamente la schermata di Super Mario del Nintendo 64, però poi lo sprite c'è Mario, però il gioco è di Shin-Chan, di un gioco, cioè è un gioco di Shin-Chan praticamente. Sì. Sì, sì, sì. Ma c'è anche Sonic, come ti dicevo prima, quindi si chiama tipo Sonic Sane. Comunque, se vuoi vederti una serie da spaccato e dalle risate, facciamo pubblicità un po' al video del Meta, perché se lo meritano quella serie lì, penso che sia la più bella che abbia mai fatto. Su YouTube cerca Brutal Mario World, c'è tutta la sua serie di 7 episodi, dove c'è lui vestito da Super Mario versione satanica, con i guanti, con scritto 666, i baffi, bestemmia, insulti e tutto, e gioca questa hack. Ed è tipo come... è tipo Varia, capito? Sì. Di... La... sì, esatto. La insomma, è bello il personaggio, ma anche la serie. Dura tutta la serie 7 ore, è molto bella. Insomma, si può divertire una sera. Poi... ci sta. Sì. La vedo. Comunque non esiste per Game Boy Pocket, purtroppo, ma magari qualcuno lo farà un giorno. Tra l'altro però mi è piaciuto che ha detto per Game Boy Pocket. Proprio per Game Boy Pocket, la versione più compatta. L'ha specificato per Game Boy Pocket. Solo lì è uscito. Cioè l'unico gioco per Game Boy Pocket che esiste. Perché volevano assicurarsi i programmatori che fosse estremamente portabile. Oh. Allora l'hanno fatto solo per Game Boy Pocket. Esatto. Io te lo portavi ovunque. Vabbè. Speriamo che Carol, che è il programmatore, lo faccia un giorno. Il programmatore di quella crop, vabbè. Non so se Morgana ne sa qualcosa al riguardo, ma qual è il suo pensiero sulle patch di colorizzazione per i giochi del Game Boy? Patch come Super Mario Land 1-2, Pokémon Rosso, eccetera. Non so se è presente. Ok. È presente? Sì, hanno fatto tipo dei... sì, tipo i DX che ti dicevo. Sì. Perché hanno colorato per l'appunto Super Mario Land DX, Super Mario Land DX, Super Mario Land 2 DX, però in realtà non esistono, perché non esistono. Certo. Allora, penso che sia interessante, perché, come dire, vedere, allora, per come la vedevo io da piccola quando giocavo a Super Mario, diciamo che io lo coloravo con la fantasia. Okay. Guardando tipo comunque sia la label, dicevo, oh, guarda Mario è così, quindi lo coloravi con la fantasia, certo, certo. Però vederlo colorato fa il, cioè ha il suo perché. Ed è molto bello. Certo, comprarlo per me sarebbe un po' inutile perché ce li ho i Super Mario, però sì, è molto carino. Sì. Okay. per me comunque sia è promosso 100%. Vabbè, tra l'altro qui adesso sta passando Donkey Kong Land Game Boy. Ok, oddio. Vedi, questo è uno dei giochi che mi manca. Ah sì? Ti manca? Ma ce ne sono tre, perché vero? No. Donkey Kong 3? Sì, Donkey Kong c'è Donkey Kong 1, Donkey Kong Land, sono si chiamano. Certo. Sono tre. Non li ho mai voluti perché non mi piace la grafica. Beh, certo. Eppure sai qual è la cosa strana? Che quella grafica, per i tempi, per il Game Boy, fu una vera rivoluzione. Sì. Solo che a me il Gorilla non mi è mai piaciuto. No. Mi è sempre piaciuto la versione NES. SNES? No, NES. Ah, sì? Proprio tipo... quella tipo... aspetta, come si dice? Piattaforme, ok. Sì, piattaforme. Mi è sempre piaciuta quella versione là che include... allora, c'è un gioco... allora, aspetta. C'è Donkey Kong, ok, per Game Boy. Il primo. Quello lì tipo mi piace. Poi ho comprato Donkey Kong NES Edition, però tipo è del Game Boy Advance. Però è la versione NES, ok? Perché hanno fatto dei titoli NES per Game Boy Advance. Ho capito. Tipo sì, lo so, sì, NES Classic, sì, che presente. Sì. Esattamente, quelli là. Quindi ho comprato quel Donkey Kong, perché gli altri non mi sono mai entusiasmato, cioè non mi piacciono. Invece a me piace Donkey Kong Country, la serie su SNES, non mi piace.
su SNES. Donkey Kong Country. Ecco, su SNES già è diverso. Eh sì. Allora, sento di attaccare il telefono perché si sta scaricando. Vai, non preoccuparti. Dammi 5 minuti. Sì, non preoccuparti, intanto io vado. Sì, prima che si scarica, se no casino. No, infatti. Lo vedo che si sta scaricando. Non preoccuparti. Allora, vediamo. Allora, intanto vado avanti. Metal Slug è una serie universale, purtroppo è morta con il 7 su DS, PSP, adesso rilasciano giochi schifosi per telefono. Concordo, purtroppo concordo, perché così, nel senso che il 7 è ancora accettabile, e vedere l'SNK, SNK, qualcuno avrebbe detto, non so se sapete chi è, ma mi auguro di sì, andate a cercare Metal Slug Defense. È un peccato vedere giochi come Metal Slug Defense, quelle merde lì per Game Boy, i free to play, che sono i pay to play in realtà, i free to play. Sì, è proprio brutto vedere proprio che sia l'SNK che a farli. È brutto, però, che poi, non so perché, ma non è che se la passassero male a livello, non lo so, non lo so. Vabbè. Vediamo se riesco. Sì. Tanto qui c'è Super Mario Land 3, cioè Wario Land che sta andando avanti. Wario Land, tanta roba. Io mi ho preferito il 3, però devo giocare ancora il primo, perché forse il primo è ancora più bello. Cioè, sicuramente sarà più bello. Allora, oddio, è una... Allora, aspetta un attimo, raga, scusate che no, se non mi si scarica il telefono, mi muore ed è la fine. Donkey Kong Land 3 ricevette addirittura una versione per Game Boy Color, ma pubblicata soltanto in Giappone. Non so se lo sai. Donkey Kong Land 3? Sì. Mm. Ci sono degli intenditori. Ah sì, no, certo. Non è solo in Giappone. Sì, sì. Non so, andiamo a vedere. Penso sarebbe un ottimo pezzo da collezione. Andiamo a vedere un po'. Vado a vedere su GameFAQs. Ok. Cioè pure, devo pure vedere il telefono che si scarica. Beh, ma adesso abbiamo già fatto un'ora di live, non è che stiamo ancora molto. Sì, no, perché tipo era meglio se usavi il PC, effettivamente. Ma ce la fai pensando? Ce la fai o? Sì. Vediamo se si è caricato. Aspetta un attimo. Ok, sta caricando. Beh, ok, sta caricando. Perfetto. Game Boy Color, vediamo un po', vediamo un po'. Sai che secondo me c'ha ragione lui? Ok. Allora, sì, allora esiste Donkey Kong Country, mi pare. Sì. Per Game Boy Color. Però mo mi sfugge, perché per Game Boy Color... Allora, ti spiego. Ripeto. C'è Donkey Kong Land 3 del Game Boy, che è uscito ovunque, America. Poi però, se vai a vedere su GameFAQs, che è l'enciclopedia, vai, c'è la sottosezione del titolo che è Game Boy Color e si chiama Donkey Kong GB Dinky Kong and Dixie Kong, uscito su... Sì, yes. Ce l'hai? No, non ce l'ho, perché ripeto, non i giochi per... Sì, per Color. I Game Boy Color veramente ne ho davvero pochi. No, certo. E quelli che ho sono veramente quelli che ho pensato che siano validi. Vale. Tra cui ho Crystalis... oddio, che c'è più Crystalis? Oh, oddio, sono tanti. Sono tanti. Adesso parliamo dei tuoi giochi preferiti, così poi concludiamo la live. Perché insomma, siamo... allora, cosa volevo dire? No, dico comunque si chiama così ed è soltanto uscito in Giappone su Game Boy Color. Sì. Ok, questa sì, è una versione rara. Oddio, ci sono tante esclusive per il Giappone. Infatti, vi consiglio, se avete tanti soldi. di comprare Magical Chase per Game Boy Color. Ecco, quello mi manca. Quello Magical è un titolo Chase. Che vorrei. Magical Chase è uno shoot 'em up con una streghetta su una scopa. Eccolo qua, sì. Ed è veramente carino, sì. Però è un titolo che mi manca. C'era solo una persona in Italia che conosco. Ah, sì? E infatti gli ho detto, quando vendi la tua collezione, prendimi in considerazione. Sempre se riesci a permettertelo. La vedo dura. Vabbè, non me lo vedrà mai. Te sei Morgana con le tue arti stregoniche incantatrici. Farlo, dai. Te la fai strappare a un prezzo basso.
Pensa che me lo sono fatto sfuggire, però all'epoca, infatti, me ne sono pentita. L'avevo trovato a 90 euro sto gioco. Ecco. Ma Lo sto facendo sì, vedere mo adesso. Lo attualmente sto facendo vedere non l'ho presi, non mi ricordo perché non l'ho stupidamente non l'ho presi quella volta e me ne pento. Anni dopo me ne pento, sì. Vabbè. Quindi. E qua, vabbè, Morte Nera fa l'uscita, non si sa se da pro o per istigare, però probabilmente c'ha ragione, perché immagino che la versione casalinga sia superiore. Magical Chase preferirei giocarlo su PC Engine, la versione per Game Boy Color è veramente compromessa, dice. Ah sì, è vero, su PC Beh, Engine siete ma però. immagino, c'è di solito le versioni Sì. domestiche. Beh, ma perché comunque, allora, perché ragazzi, io quello che dico è che il Game Boy Color purtroppo non è stato fortunato. Diciamo che il Game Boy Color diciamo che ha fatturato per il fatto dei Pokémon. Perché poi, Ecco. per esempio, ci sono un sacco di versioni, un sacco di edizioni del Game Boy Color, tipo, che ne so, lo trovavi. Esempio banale, esiste il Game Boy Color, quello Pokémon. Ok. Sì. Esiste il Game Boy Color, non lo so, un'altra versione tipo di The Beach, il film, ve lo ricordate quello con DiCaprio? Esiste quello là. Ce ne esistono tantissime versioni, però il Game Boy Color alla fine non è stato un ottimo Game Boy. Troppo scuro. Non vedevi nulla per giocarci, dovevi giocarci così sotto tipo sotto il sole, sotto una Ah, mi lampada, ricordo, sì, qualcosa. Game Boy, sì. Perché era veramente scuro come schermo, poi piccolo, cioè non mi è mai piaciuto. Però quello lì è un bel gioco per Game Boy Color. E ce ne stanno veramente pochissimi belli, perché per Game Boy ci stanno veramente per Game Boy Color ci stanno veramente pochi giochi belli. E Beh, sì. io ne ho un bel po'. Non, ce n'è Di quelli. uno, un po' una merda, che Vai. voleva una mia ragazza, lo voleva in passato. Era il gioco della Bella e la Bestia. Mamma mia. Non so se sei presente. È una cazzata bruttissima, C'è pure bruttissima. Biancaneve, penso tu. Mamma mia. C'è pure Biancaneve, penso Madonna. tu. Ma poi sai qual è il bello? È che ero in Francia. E tu non è che avevo la PSP, no, modificata con l'emulator del Game Boy Color. E tu, ma non è che me lo puoi scaricare? Eravamo nel nostro appartamento in Francia, che era in Erasmus. E io ho detto, vabbè, te lo scarico. Siamo a ROM da pochi kilobyte. È una cazzata, è un gioco di merda. E lo metto sulla PSP e si gioca lì, no? Appunto. Sì, il problema è che l'ho scaricato. Dopo 10 minuti mi ha chiamato il tizio dell'hotel, che mi ha detto che non posso scaricare robe in regalo. Ho detto, ma io, come fa a saperlo? Perché in Cioè, Francia controllano tutto quello che fai su internet. ma come? E figa, mi ha fatto un culo così per quella ROM di merda. Io ho detto, no, ma culo. Cioè, tu. Tra Cioè. l'altro fosse stato un bel gioco poi. No, ma infatti. Cioè, ti giuro, Cioè, dopo 5 per la minuti. schifezza, mamma. Allora ho detto, No. ok, me ne sto in Italia. Non Cioè, ti giuro, mai successo. Io ho scaricato l'impossibile. Io anni fa avevo scaricato 20 terabyte solo di PlayStation 2. Tutta la libreria. capito. Ti immagini se li scaricavo in franchi? Appunto. Ti Vabbè. facevo un culo così per Infatti. quelli. Faccio vedere una cosa e poi ti chiedo 5 giochi. Volevo farlo vedere una chicca. Adesso tu non la vedi, ma la rivedrai la live in differita. Ok. Perché. Anzi, se vuoi te la faccio vedere dall'altra webcam. Non so se. Tu vedi un'altra webcam? No, vedo solo me, vedo sempre te bloccato, frizzato. Ah, niente. Allora la faccio vedere qua in live e dopo lo rivedrai dopo. Io qua c'ho un accrocchio infernale per Game Boy. O meglio. Per Game Boy Color e Game Boy Advance è un aggeggio che si chiama, adesso non mi ricordo perché non c'è neanche scritto sopra, praticamente è una scatolina di plastica fatta con la stampante 3D che ha un USB 2.0 e praticamente c'è lo slot delle cartucce Game Boy Color e Game Boy Advance ed è Ah, un ok, è una roba. Ah, programmatore di ROM, di cartucce. ok, sì, ho capito cos'è. Vabbè, sì. Ecco. E io l'ho comprato tipo 6 anni fa, e sempre che l'avevo comprato da un australiano. Si chiama questo articolo, ci ho fatto anche un video sopra, si chiama Shoei Joy Bags, una cosa del genere. E io l'avevo. Non lo trovo, oddio.
Meglio che non faccio vedere cosa è venuto fuori. Niente, non era il nome giusto. Vabbè, andiamo avanti. Su Google. Non so cosa è visto. No, è venuto fuori una roba. Joy Bags, si chiama così. Joy Bags, Game Boy. Vabbè, non lo so. È una roba. C'ho un mio video vecchio, ragazzi. Andate a guardare. Dove parlo dei salvataggi Pokémon. Adesso non lo so. Fate prima. Ecco. E l'ho usato, sai perché? Perché qua tu colleghi una ROM e la puoi cancellare e mettercene un'altra sulla cartuccia. Quello è bello, quello lo volevo io, perché effettivamente potevi, perlomeno puoi caricare delle ROM, vabbè, comunque ormai le usano proprio per creare giochi, perché ovviamente, come sapete, ci sono anche gli Homebrew, come si dice? Homebrew, sì. Ok, grazie, perché sei più, come dire, italiano di me per certi versi. Io proprio casco male con gli inglesismi. Quindi ce ne sono tantissimi, tra cui c'è Dragon, ne è uscito uno stranissimo che hanno venduto in America. Dragon qualcosa, sì, ce ne stanno tantissimi ormai di giochi. E ce n'era uno carino che si chiama Neko, comunque tipo Neko-chan, tipo le robe del genere. Sì, ed era quello lì, volevo comprarlo effettivamente, era molto carino, tipo si tratta di una ragazza, gatto, ovviamente, da Neko non si capivano, quindi una ragazza gatto che fa questa avventura, cioè sì, molto carino, e ne stanno uscendo parecchi, proprio perché usano sta cosa che hai tu e riescono a creare giochi per l'appunto tramite PC e caricarli. E poi fanno le copie per Game Boy. Sì, è figo. Lo sto facendo vedere. Anche perché è tornato molto in voga il Game Boy, ecco, diciamo così. Sì, lo sto facendo vedere. Comunque, se cercate nel mio canale, intanto vi ricordo di iscrivervi se non avete già fatto, come di seguire Morgana, di iscrivervi anche sul canale. E c'è il video vecchio dove si chiama Trasferire salvataggio sulle cartucce. Pokémon si chiama, quel mio video lì è tipo di 5 anni fa, quando avevo aperto il canale agli inizi. E questo qua mi permetteva di, tipo, giocavo, non so, Pokémon sull'emulatore, mettevo i trucchi, facevo in speedrun col velocizzatore la partita, poi mi salvo e me lo trasferivo su Pokémon Rubino, piuttosto che su Pokémon Cristallo, così, facevo così per avere sul Game Boy originale, oppure potevi... salvavi i giochi. Oppure potevi proprio sacrificare la cartuccia per metterci un'altra ROM, se la cartuccia l'ha fatta apposta per sopportarlo, perché per esempio Pokémon Cristallo c'è una batteria, insomma, dovevi guardare quelle compatibilità lì, insomma, c'era tutta... C'è il programmino sul PC. Oddio, aspetta, tu hai quello lì per salvare i salvataggi, ma giusto? Anche le ROM, tutte e due. Ah, ok, sì, perché c'è quello per salvare tipo i dati di gioco e quello per caricare proprio una ROM. C'è due, un programmatore, un flasher e in base alla cartuccia che è supportata, quando tu la colleghi ti dice che tipo di cartuccia è e ti permette di metterci dei titoli o no, insomma, tipo, non so, quella di Cristallo è specifica, puoi metterci Cristallo e poco altro, non è che puoi mettere Cristallo sulla cartuccia d'argento no, la cartuccia di giallo, per dire, se non puoi, insomma. Sì, ecco, è vero, se puoi caricare solo un gioco, sì, ecco. Ah, è vero, adesso c'è Garrison che mi ha chiesto una cosa. Comunque, vedete, era qua dentro, lo trovate. Non so se lo vende ancora questo australiano. Comunque, nel vecchio video lì c'è il link. E non so neanche cosa costa. Io all'epoca l'avevo pagato 50 euro questo crocchio qua. Ma tipo, costano tantissimo queste robe. Ed è arrivato dall'Australia insieme al dischetto col software, che è un programmino che tu attacchi al computer. E andava anche su Windows XP. Quindi, tanta roba. Questo qua. Oddio, per sì, Australia. Ma che mi viene in mente, ci sono quattro giochi. Vi dico questa piccola cosa, se non lo sapete. Ci sono quattro giochi che sono totalmente identici tra loro. E quindi in Italia e America esiste What's a Story? No, aspetta, come si chiama quel... Ti ricordi quel cartone animato dei dinosauri? Dinosauri? A Dinosaur Story. Ah, okay. Sì, ok. Ok, esattamente. Sì. Allora, poi in Scandinavia esiste Bumps. In Germania esiste Baby T-Rex. E in Australia esiste Agrosaur. Sono lo stesso identico gioco, però cambia lo sprite. Ho capito.
Pensate un po', cioè, questa è una piccola chicca che sanno in pochi. E questa è la valigetta, la faccio vedere un attimo, delle meraviglie dove sono tutti i miei gadget Game Boy, gli accessori, cavi, okay, caricatori. Perfetto. Dopo la vedrai dopo in differita. Caricatori, cavi, adattatori wireless, accrocchi vari. Insomma, c'è tutto qua in questa valigetta di pelle nera, strafica. Tutto qua. Ok. Sembra una roba fetish, te lo dico, eh. Sembra una roba fetish. Non è materia che a me è non è materia che a me è estranea, però va bene così. Capito, hai specificato nera di pelle, quindi attenzione. Sì, esatto. Oh, ok, adesso però bisogna fare una presentazione. Aspetta che finisco di leggere perché è arrivato un ospite importante. Ok. Allora, aspetta, leggo veloce e poi non riusciamo a rispondere tutti. C'è troppa gente, perché siamo già un'ora e venti. Adesso siamo già un'ora e venti e ci sono sempre tanti spettatori. Vabbè. Non credevo. Domanda. Aspetta, oddio, siamo arrivati qua. Ci sono giochi per adesso leggo così. Ci sono giochi per Game Boy Color che spingono i limiti dell'hardware, specialmente giochi sviluppati in Europa. Però non è comunque stato un grosso salto in avanti rispetto all'originale. Morte nera. Okay. Domanda. Non so. Vuol dire una risposta veloce. Oddio. Penso. Allora, se dovessi. Oddio. Me lo rileggi per favore, aspetta un attimo perché sto cercando di... No, non sono ubriaca, sto cercando un attimo di... Ci sono dei giochi per Game Boy Color che spingono la macchina e l'hardware al massimo, però non è che sono stati molto sviluppati in Europa soprattutto, ma non è che in realtà sono stati un grosso passo avanti rispetto all'originale. No, in realtà sono stati, cioè secondo me... Più che un progresso, i giochi del Color sono stati un regresso. Okay. Cioè, se dovessi preferire dei giochi del Game Boy Color al Game Boy, preferisco il Game Boy. E quindi, diciamo, più che altro che sono rimasti, come dire, sono rimasti su quella stessa linea, linea d'onda. Diciamo così. Sai che non la, fino a prima di conoscerti non l'avrei mai detto, perché non è che sono... Cioè, nel senso, io ho giocato molto di più il Game Boy Color, ma perché ero troppo piccolo quando c'era il Game Boy. Perché magari giocavi Pokémon, giocavi sì, altri. Guarda, io per Game Boy, se ti dico... Allora, per Game Boy Color ho giocato tanta roba, ma per Game Boy normale ho giocato tre cose. Pokémon rosso, okay. Pokémon giallo, poi avevo Super Mario Land 2. Ok. Bellissimo. E poi avevo Tarzan Tarocco, non il Tarzan Disney, Tarzan quello di Game Boy. Ah sì, ok, sì, so qual è, Tarzan, sì, quel Tarzan. Quello con la musica tutta che ti fa venire mal di testa. Che tra quello l'altro? Un altro gioco che non ho voluto. Ecco, non c'è nessuno che l'ha finito su YouTube quel gioco lì. Da quanto perché ci sono dei giochi che non si possono finire. Tipo Beethoven non lo puoi finire. Ah, ok. Capito? Tipo prova a guidare un cane che deve saltare e dare delle testate a dei chiodi. Prova a guidare un cane a fare. Cioè, capito? Che a me. Bellissimo. Dai. Ok, allora andiamo avanti. Domanda a tutti e due: possedete un Game Boy Camera o printer o entrambi? Li usereste al giorno d'oggi? Sì, ce li ho la tutti Game Boy Printer e la Game Boy Camera. Io non ho nessuno dei due. Ce l'ho boxati, tra l'altro. Ah, sì? Sono belli, vorrei usarli, però poi non li uso. Allora, dai, facciamo una cosa. Visto che tu hai quei due lì, io ho il GameCube, il Game Boy Player e anche l'accrocchio lì, insomma. 2 più 2 fa 4, insomma. Si fa una foto, qualcosa del genere, si può fare, sì. Si può fare, si può fare. Sì, ce li ho comunque, Game Boy Color, cioè Game Boy Camera, tra l'altro la versione giapponese, che ha la colorazione del Game Boy Color Atomic Purple. Ah, ok, quello perché sì. Quello che... No, io sono quello trasparente, viola. Si chiama quello... Atomic. Ah, quello che ho io, sì. Ok. È mio... È la colorazione, sì. Che l'ho dovuto ricomprare perché quando ero piccolino, ed ero un bambino, un bamboccio che avevo 6 anni, cosa ho fatto? Ero nel paese, sono andato al bar dove c'erano i cabinati con i miei amici e avevo la busta, una borsa di plastica con dentro il Game Boy Atomic Purple, quello color, e avevo una ventina di cartucce.
col caricatore il cavetto. Io cosa ho fatto? Mi sono messo a giocare ai cabinati, appoggiato sulla cassapunk quella borsa lì. Ok. Poi mia mamma mi ha detto andiamo a casa. Io distratto come ero, sono andato via. Dopo tipo 20 minuti mi sono reso conto che non avevo più la mia borsa con il Game Boy. Sono tornato indietro, non c'era più. Ovviamente. Sparito tutto. Ovviamente. Mai più visto. E non mi ricordo neanche tutte le cartucce che avevo, non mi ricordo tutto. Mamma mia. Che peccato. È un peccato, sì. Sì, è un peccato. Perché era io sono... Era l'estate del 2001. Mamma mia, oddio. Nel 2001. Avevo 7 anni. Vabbè. Succede. Ero già vecchia. Beh, ero già vecchia per te. Vabbè, avevi 10 anni, dai. Ma no, non cercare di creare ostacoli che non esistono. Ero già vecchio. Ti interessa il GameCube e quel Game Player? È affascinante il GameCube e quel Game Player? Oddio, secondo me sì. Il GameCube che ha il Game Player, sì. Dai, diciamo allora, allora va bene così. Non dire che sei troppo vecchio, andiamo avanti. L'età c'è, quindi. L'età c'è, quindi l'età a voi. Tanto ormai. Ma quello che conta è l'età mentale. Ah, quello sì, quella è importante. Io pure conosco persone molto più vecchie di te, cioè nel senso vecchie, ma nel senso negativo, non nel senso di natura. No, vabbè. Che magari sì, erano molto più giovani fisicamente, ma proprio vecchie nel senso di testa, nel senso. Mamma mia. E invece altre che invece sono ancora giovanissimi di testa, nonostante. Vabbè, allora andiamo avanti perché altrimenti qua. Facci vedere il Pau Kiddy. Giacomo, non so se sai cos'è il Pau Kiddy. Pau Kiddy, io ce l'ho. È un'altra cosa. Oddio. Che... Non mi hai sentito? Pau Kiddy RGB 20S. Dio. Allora, io ci ho fatto un video sul mio canale. Lo facciamo vedere un secondo. Allora, sembra un Game Boy, ma non è un Game Boy. È praticamente una macchina d'emulazione. È proprio la forma di un Game Boy. Game Boy. Ah, ok. Quindi, ok, perché quando mi dite. Cioè, quando io non riesco ad associare nomi al Game Boy, io automaticamente il mio cervello dice non esiste, capito? No, quindi è quello il problema. Infatti, quando mi fai Kiddy. Il Pau Kiddy, vabbè, ci ho fatto anche una recensione, è carino. Ce ne sono usciti anche migliori, ma è un'altra cosa. C'è una macchina d'emulazione che ha il form factor di un Game Boy. Eccolo qua, lo sto facendo vedere. C'è anche gli analogici, c'è anche senza analogici, però. È praticamente emula tutto fino alla PSP. Ah, bello. Tutto quanto è al form factor di un Game Boy. Non ce l'ho. Ma è una cosa a parte, però. Poi... ecco, adesso finalmente presentiamo il grande il grande Fede. Vieni qua in live. Arzak 1 sotto copertura. Ciao Presi, come stai? Eccolo qua, il grande Gori. Ecco la Barb. Ha scritto Barb con tutti i punti. Barb, sì, Barb, esatto. Barb. Buonasera da Magnum sotto copertura. Il grande Magnum sotto. Poi, anche Dexter ed Elevator Action sono uguali. Vero, sì. Sono identici. Okay. Ma vabbè, se mettiamo in conto dei giochi del Game Boy classico, troviamo Bugs Bunny, Crazy Castle, Garfield e altri giochi che sono completamente identici, cambia solo lo sprite. Ok, ok. Ah, ho capito. Sì, ma l'ho sempre visto io. E adesso parliamo dei tuoi, poi concludiamo. Gli ultimi tre commenti. Dio del Metal dice Killer Instinct per Game Boy. Killer Instinct per Game Boy ce l'ho. Sì. È un ottimo gioco. Picchiaduro. Non lo metterei. Lo metterei in una lista di picchiaduro, però io preferisco quelli Takara. Ok? Takara. Non so come si dice bene. Quindi parliamo di Fatal Fury. Cosa vuol dire Battle Arena Toshinden, come si chiama? King of Fighter. Tipo, preferisco questi perché Killer Instinct per Game Boy è troppo scuro. Troppo scuro? Sì, è
troppo. Cioè, gli sprite sono sì, veramente troppo. Meglio del metal l'ha citato in con tono negativo, nel senso che allora la vera versione sarebbe quella arcade, ovviamente. Esattamente. Che io ce l'ho sul cabinato, nel senso sia l'uno che il due, l'uno è meglio, però. Allora, quelle non si battono. Oppure no, versione NES. La versione SNES che è fatta bene, esatto. Bene anche quella, ma la versione per Game Boy, secondo me. No, la versione per Game Boy è veramente una roba. Cioè, vogliamo parlare di quella merda per Game Boy? Che adesso ti te ne sparo una. Di Diablo? io di del Meta anni fa è venuto a casa mia, abbiamo fatto un video sui giochi Fetch, chiamato Retro Fetch, c'è questo video, e avevo giocato a Diablo sul Game Boy. Ok. Cioè, praticamente le pareti, ci sono le pareti, no? Tra un dungeon e l'altro, non so se hai presente. Oddio, Diablo per Game Boy, aspetta un attimo, per Game Boy non esiste. Allora, per Game Boy Advance dubito, quindi era un acrum, penso. Ah, ecco perché io pensavo fosse ufficiale, invece. No, non è ufficiale, non esiste. Male. Perché ci giochi, c'è tutti i muri, no, le porte, tu passi attraverso i muri, cioè i muri come se non esistessero, vai avanti così. No, non esiste proprio. Non c'è. No, ma ti giuro, ci stanno tanti altri, però no, quel Diablo proprio non c'è, no, perché sono giochi, no. Cioè, io nel mio vecchio video lì si vede, è una merda. Cioè, poi così, passa caso, poi anche i nemici, li attacchi, ma... sto facendo vedere Killer Instinct per Game Boy intanto. No. Controbatto con Street Fighter 2 per Game Boy. Mamma mia, terribile anche quello, bruttissimo. Però già gli sprite là. Vabbè, andiamo avanti. Sono migliori. Però sono l'unico che lasciai Pokémon Rosso Fuoco nel cassonetto, meno male. No, Pokémon Rosso nel cassonetto, meno male riandai a riprenderlo da piccolo e lo trovai sempre lì dentro. Ah, di del metal. Se vuoi di del metal ti dico cosa ha fatto mio fratello a me, che me lo elogio per tutta la vita questa cosa. Quando ha rotto quando ero piccolino. No, aspetta. Avevo il Game Boy. Ha preso la mia cartuccia di Super Mario Land, l'ha buttata nella canna a fumare del camino. Perché? Non lo so, era incavolato con me, l'ha preso, dove c'è la bocchetta della canna a fumare l'ha buttato dentro, io non l'ho mai più rivisto, sono incazzato da morire. Ero a livello acquatico, mi ricordo, uno dei livelli acquatici dei primi, ero contento. No. Ero niente, me l'ha buttato. Bello che mio fratello era più piccolo di me di 2 anni, aveva 4 anni, io avevo 6. Una peste era. E invece... Super Mario Land, giusto? Sì, Super Mario Land 2 era. Ok, 2, appunto, perché sì, perché quel... sì, era il livello... Sì, ho capito, quel livello è il livello acquatico. Perché la cosa bella di Super Mario Land 2 è che puoi salvare i salvataggi. Esatto. Cose che non potevi fare nell'uno, che te lo dovevi finire, dovevi stare là a finirtelo per no, forza. No, infatti... Quindi così. Esatto, e poi invece l'altro me l'ha buttato sotto praticamente un'apertura di marmo dove non era raggiungibile la Pokémon Rosso. Anche quello no! L'ho perso per sempre. Leggiamo le ultime due, poi ragazzi, adesso voi se scrivete siete tanti, vedo che aumentano sempre di più gli spettatori. Perché anche l'altra sera... Inizia alle 9:30, ma poi verso mezzanotte c'è il picco, non so perché. Vabbè, oddio, io ho messo il telefono in carica in ogni caso, sperando che non esploda. Nel dubbio esplode, raga. Io sono un po' combattuto, cioè io comunque possiamo fare un'altra mezz'ora, ma non di più, perché non posso fare una live di 3 ore. 2 ore va può anche bene. Altrimenti, sì, effettivamente cioè, poi. È che non se la riguarda poi nessuno, capito? 3 ore non se la riguarda nessuno. Dobbiamo fare seconda parte, capito? Esatto. Nel dubbio, raga. Vorrei farti parlare dei tuoi 5 titoli preferiti che abbiamo detto prima. Comunque, ti chiedono, hai Mission Impossible che ha l'opzione di usare il Game Boy come remote per la televisione? Allora, non ho Mission Impossible. Non l'ho mai preso in realtà, però è interessante. Per Game Boy Color, sì. Sì. Non mi ricordo della versione... remote qua che dicevano. Però sì, è interessante, però non comunque, ce l'ho raga. Comunque se no perché veramente ho veramente selezionato accuratamente tutti i titoli color raga, merda, perché veramente merda, trovi tanta merda, proprio detto proprio così. Ma anche
Ma anche sulla, sull'Advance la trovi. Sì. Okay. No, ma secondo me la console con più merda in assoluto è la Play 2. Oddio, no, la Play 2. Vabbè, la Play 2 c'è Britney Spears, attenzione. Però c'è anche per GameStop. Sai, la Play 2 è la console più venduta della storia, insieme al DS. No, aspetta, Britney Spears Dance o qualcosa del genere, ci dovrebbe essere anche Color o per Advance, attenzione. Cioè. Vabbè, fatto sta che la Play 2 con tutti quei titoli che ha, è ovvio che la maggior parte sono merda. Cioè, ci programmavano i cani e porci sopra, non è che... Sì, diciamo che nel cestone dei 2 euro trovai veramente sì, tanta roba. E anche la Nintendo DS, lì c'è anche tanta roba, che è un'altra console che è la più venduta portatile di tutti i tempi, quindi... Vabbè, ma se, guarda che se vai a vedere pure tipo sull'Advance trovi un sacco di roba, tipo sì, sì, Barbie, Principessa, Patata, tutte quelle cagate là, oppure che ne so. Vabbè, sul DS sicuramente, aspetta, come si chiama quel gioco famoso? Sì. Che lei è tipo veterinaria, spacciatrice, borseggiatrice, cioè fa un sacco di lavori. Ah, ma io conosco solo Cooking Mama lì. No, aspetta, come si chiama quello là? Che lei praticamente è tutto... Ah, Giulia Passione, Giulia Passione, Passione tutto, ah, raga. Giulia Passione, sì, reputazione, Passione, madonna, sì. Lei è tipo Giulia Passione qualunque sì, cosa, fantastico. Ma è anche come era Barbie sulla Play 1, Barbie Cavallerizza, cos'era? Sì, sì, sì. Sembra un titolo porno, però siamo avanti. Cioè, io mi immagino un papà che va con la bambina al negozio di videogiochi a comprare Barbie Cavalleri. Tipo la guarda tipo, ma in che sì, senso? Interessante, no? Vabbè, l'ultima cosa, che in realtà Diablo per Game Boy è una forma di prototipo come Metal Slug, ecco. Puoi trovare gameplay, ma di che, cioè, non c'è praticamente nulla del gioco. Vabbè, okay. Non è una roba programmata, l'hanno fatto, doveva uscire, sì, però non è uscito. Ovviamente. Andiamo come avanti con... Ti chiedo di parlarci dei tuoi titoli preferiti, te li ricordi? Se no ce l'ho scritto, perché non so che ne ricordi. Okay. No, ce li ho qui, in realtà. Tu li avevi anche scritti. Sì, sì. Allora, raga, sarò classica, sarò banale, però uno dei miei titoli preferiti, per l'appunto, è Zelda. Quindi The Legend of Zelda Link's Awakening, perché me ne sono innamorata durante la quarantena, tra l'altro. Intanto lo sto facendo vedere... Vai, 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 avanti. Mi è piaciuta tantissimo la storia, e proprio, non lo so, è stato il primo amore verso Zelda, perché è stato il primo gioco a cui ho giocato di Zelda, e poi da lì me ne sono... follemente innamorata e ho tutti i titoli attualmente per console portatili. Yeah. Poi c'è Mars Mission. Mars Mission, sì. Mars Mission, però io, ragazzi, dato che mi è piaciuto così tanto, ho entrambe le versioni, quindi ho sia la versione giapponese che la versione americana. Quella con la label brutta, ve lo faccio vedere se si vede bene. Quindi ho deciso di comprare anche la versione giapponese, perché nella versione americana, dove hanno stravolto completamente la copertina, non so se puoi far vedere almeno la copertina, sì, di Mars, sì, Mission, la versione americana. La differenza di copertina. Sì. Aspetta, ma... Ti prego, guardala, perché a me fa ridere quella. Allora, American. E l'altra qual era? Quella europea? No, questa è la versione. Questa che io ho, cioè io ho entrambe le versioni, sia la giapponese che quella USA. Perché esiste, okay, USA. Vedere. Però se tipo metti, scrivi Mars Mission Game Boy, ti esce. Madonna, sicuramente. Sto facendo vedere. Aspetta, aspetta, ho capito qual è. Tu c'hai quella giapponese. Che sì, bellissima. Entrambe le versioni. Vi sto facendo vedere quella giapponese, in realtà io. Quindi ho entrambe le versioni, perché quando ho comprato la versione americana, sì, sì, di sì, cui sì, me ne sono proprio innamorata, sì, eccole qua, ho detto io c'è qualcosa di strano. E infatti quel qualcosa di strano è che in America hanno deciso di cambiare totalmente tutti gli sprite, stravolgere il gioco. Ok? Sì. Quindi se volete giocarci,
vi consiglio entrambe le versioni. Ovviamente il nostro Yayamaru, mm-hmm, o Jajamaru, come vogliamo chiamarlo, non so, sì, è un ninja, non un ragazzino biondo con il Walkman nel cappello. No, è un ninja che praticamente gli rubano la fidanzata, per farla breve, e lui deve, attraverso questi livelli, arrivare da lei a salvarla. Quindi deve prima affrontare, che ne so, il ciclope in America. Certo. Poi deve affrontare Dracula in Bulgaria. In Romania, scusate. Sì. E poi deve affrontare tipo la Sfinge in Egitto, tipo tutte queste cose, per poi arrivare effettivamente al boss finale, che è facilissimo, è un gioco veramente facile, però è tanto carino. Molto carino, mi sono anche innamorata di lui negli anni. Okay. Poi, l'altro gioco che ha segnato la mia infanzia, perché quando mia nonna, per l'appunto, come spiegato all'inizio live, mi comprò il Game Boy, mm-hmm, in allegato c'era questo gioco che potete anche trovare su NES, però questo qui è una versione esclusiva per Game Boy, cioè esiste solo su Game Boy questo qua. Sì. Ed è RC Pro-Am. Sì. Anzi, è Super, attenzione, Super RC Pro-Am, che è un gioco di macchinine con visuale isometrica e praticamente, allora, se conoscete RC Pro-Am, durante la gara devi raccogliere tipo il motore, il radiatore, poi devi raccogliere tipo la N, raccogliere le varie lettere, per oddio, un attimo di balbuzia, scusate. Lo sto facendo vedere. Ok, devi praticamente raccogliere le varie lettere per comporre Nintendo, e poi ogni volta che componi Nintendo ti danno una macchinina nuova. Ho capito. E questo qui tipo l'ho finito un sacco di volte in estate, ed è proprio un bel ricordo che ho della mia infanzia. Poi, ultimo. L'ultimo è... E per me è stato molto importante questo gioco, perché ci ho passato anni a cercarlo. Finalmente l'ho trovato ad un prezzo umano, ed è Trip World della Sunsoft. Penso che qualcuno lo conosca, qualcuno che c'è in, che sta guardando, lo conosce. È uno dei giochi più rari per Game Boy, diciamo. Mm-hmm. È abbastanza raro in realtà. Certo. Cioè, più che raro, è costoso ormai, ma è sempre stato costoso fin dall'inizio, da quando già collezionavo io. Certo. E me sono innamorata per Jacopo. Jacopo è molto simile a Kirby, per certi versi si trasforma, non ispira a nulla come Kirby, e quindi un po' ti chiedi, è stato lui a ispirarsi a Kirby, o è stato Kirby a ispirarsi a lui? Certo. Non so se lo, come per dire, non so se lo conosci, la saga di Rayman. Sì. Lo sai che c'è un gioco molto prima di lui? Molto prima, non so adesso di quanto prima, ma da cui ho preso completa ispirazione, che è Block per Super Nintendo? Sì. Sì, ho presente che sia presente Block. Rosso con i guai, i pugni e i bracci staccati. Vabbè, sì, succede a volte di, insomma, queste cose qua succedono, che non si riesce mai più. Però non si capisce, perché in realtà non sono neanche tanto lontani come pubblicazioni, quindi è un po' difficile capire chi ha preso da chi, insomma. Sì, è un po' come quando giochi a Speedy Gonzales su Game Boy e dici, ma è stato Speedy Gonzales prendere spunto da Sonic, o è stato Sonic prendere spunto da Speedy Gonzales? Speedy Gonzales esiste da ben prima, però. Oddio, Speedy Gonzales, allora, dato che ci sono varie case videoludiche, io ne ho veramente tre che io amo, e sono la Sunsoft, ma io non so se lo dirò bene, attenzione, vai,
perché c'è, è scritto con la J, quindi la Galeco oppure la Gialeco, non ho idea di sai come che non si lo dica. So, secondo me è Gialeco, okay. Però vabbè. Quindi forse, già dico forse, Gialeco. Forse è Ialeco anche per questo. Forse è Ialeco, esattamente. Ialeco. E poi c'era un'altra che è Sunsoft, questa qua. E l'altra è, me la sono dimenticata. Vabbè. Però quando me la ricordo te la dico. L'altra dovrebbe essere la Konami. Ah sì, ok, è la Konami. Okay. Esattamente, sono proprio queste tre case videoludiche che amo tantissimo. E quello che ho notato è che queste proprio queste tre case... Ah no, l'altra è la, scusami, è la Irem. O Irem, Irem. L'altra è quella là. E devo dire che sono veramente quei tipici giochi su Game Boy che trovi e sono fatti bene. Sono fatti stra bene. Fondali, sprite, sono veloci, non sono noiosi, ti diverti. Cioè ti posso veramente elencare qualsiasi gioco di questa casa, di queste case videoludiche, che forse tipo ne trovi uno che fa schifo. Tipo per esempio Undercover Cops, che era un, sì, un capolavoro conosco. Su SNES. Io ce l'ho per arcade, l'ho giocato su arcade, su quei cabinati. Capito, per SNES è un capolavoro, e per Game Boy fa schifo, tipo il gioco dell'oca praticamente, certo, ti certo, ritrovi, certo. Quindi così, un po' così. Però sono quelle case videoludiche belle, che hanno fatto giochi proprio belli. Sì, sì. Comunque sembra un casino Pikachu un po', quello lì di, da lontano. Un po' sembra, Jacopo? Sì, sembra un po' Pikachu. Tra l'altro Jacopo si può incontrare solo in altri due giochi, mi pare, e non si trova più. Ah, comunque Mortenera sì. Dice che la soundtrack di Undercover Cops è una delle migliori sulla console, dice. Sì, mamma mia, bello. Però purtroppo su Game Boy è veramente brutto. Beh, comunque la versione arcade è bella, però mi sono divertito. Ecco, l'arcade è bellissimo. Ma l'arcade... Mortenero ci saluta, mi sono divertito a guardare questa live anche se finirà prima del solito. Prima del solito siamo 1 ora 46, cazzo, cosa dobbiamo fare? Vabbè. Secondo me è ironico. Adesso, però ieri è finita più tardi perché la live di ieri è durata tipo 2 ore e mezza, ma ero da solo io. Ero a giocare a Fear, che è uno sparatutto paranormale assurdo, dove devi stare concentrato come la Madonna e prendere dei jump scare. Okay. E io ero... cioè dopo 2 ore e mezza ero cotto, non facevo più. E poi no. Capito, sentivi la gente, ma quindi, capito. Quindi ha detto che ti saluta, va a letto e va a giocare, fa una partita sul suo GBA SP. Oh, hai visto? Hai visto? Fatto venire voglia, alla fine. Mi fa piacere. Quindi buonanotte. La gnagna fa sempre venire voglia. Ci stava, sì. Orario serale, l'alcol, la gnagna, va avanti, via. E i giochi, e basta, c'è tutto. Cosa uno vuole. E anche il metal. Metallo. Sì. Il fetish, e via. La pelle. E via, dai. Adesso ti segnerata. Ti saluta Juan Valenzuela Nancuqueo. Okay. Saluti dalla Spagna. Giochi okay. Retro sempre salgono i ricordi, bravi. Ok. Grazie. Hola. Grazie. Anche dalla Spagna. Non so come si dice in spagnolo. Hola. Anche qua. Bene, siamo, secondo me, possiamo concludere. Però c'è sempre gente, no, ma io devo concludere ormai, basta, se no... Però, guarda, c'è. Non pensavo che interessasse così. Cioè, nel senso, bisogna capire se l'argomento è la materia in sé... O è l'ospite, la contenta, però vabbè, detto questo. Però anche ieri sera devo dire che quando Fira arrivo da solo, più o meno gli spettatori erano questi, quindi dai. Dai, non pensavo ai numeri, però insomma, per i numeri che sono abituato io va bene. Insomma. Non ho neanche visto quante visualizzazioni ha fatto fino adesso, dopo guardo. Adesso volevo dirvi... Che appena termina la live, adesso non trovate ancora i link ai social di Morgan, però adesso tempo un'oretta metto tutto, quindi domani sicuramente trovate il video con la descrizione, tutto, lo finisco stasera, però se andate a letto lo vedrete domani. Faccio così, insomma, ok? Bene, hai qualcosa da aggiungere in conclusura? Vuoi
In realtà no, in realtà voglio dire grazie ai vitelloni, senza ombra di dubbio. Voglio ringraziare persone, ecco. Ovviamente ringrazio, anche se non la vedrà mai, il mio mentore. Perché non la vedrà mai? No, perché lui non le guarda le live, le interviste. Sì, sì, lo so già. Ringrazio lui. Troppo di massa, troppo. Sì, no, lui è troppo burbero. Lui è imperturbabile. Sì, lui sì, è intransigente. però è l'uomo che ha fatto il full set per GBA. Attenzione, europeo. Porca europeo. GBA europeo. Sì. Non so cioè, come cavolo ha fatto. Ce l'ha a livello proprio fisico? Sì, ce l'ha. Mentre un altro mio amico ha il full set completo italiano. Boxato, completo di tutto. Sì, sì, completo di tutto. E lo conosco, quindi ha voglia. Sì, sì, lui pure. Tutto quanto. Cioè lui ha sia Zig che Mattel, pensa tu. Lui sarebbe da intervistare, ma quell'altro è un coniglio, senso bonario, perché è timido e non si fa intervistare. Lui andrebbe intervistato, ha tanta roba, veramente. Sì. Saluto loro, ringrazio i vitelloni, ovviamente, ringrazio chi mi ha aiutato a finire la collezione. Certo. E per il resto ringrazio te, ovviamente, per questa intervista. Tutto successo per caso. Sì, è vero. Va bene così. Va bene così. E niente, grazie a tutti quanti. Avete fatto una valanga di domande. La live non c'è mai stato un momento morto. È trascorsa fluida come mai visto. E va benissimo così. Quindi vi auguriamo buonanotte. Alla prossima. Ciao. Andate a seguire Morgana, mi raccomando. Buonanotte e grazie. Ciao, buonanotte. E vitelloni. Ciao, raga.